Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Giuliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, allora, 14 presenti più 1, il presidente, e 17, giustificati i consiglieri Guido, Lazzari e Tosatti. Allora, prima di iniziare questa seduta del Consiglio di oggi, questa seduta straordinaria, che ha proprio ad oggetto la disamina delle questioni legate alla legalità e sicurezza, mi è stato chiesto dai consiglieri, in realtà dei diversi gruppi, di concedere un minuto di silenzio, un minuto del nostro tempo, per ricordare insieme la tremenda giornata del 23 maggio del 92, quando tutti quanti abbiamo appreso con smarrimento dalle edizioni straordinarie dei telegiornali di quel tragico evento che avrebbe fortemente segnato gli eventi successivi del nostro paese, gli eventi a seguire. Sono trascorsi 28 anni da quel giorno che tutti noi ricordiamo come strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morbillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. E per questo motivo mi sento sì di concedere questo minuto di silenzio affinché ognuno dei presenti possa ricordare la figura del giudice Falcone, della moglie e gli eroi della scorta. Quindi direi alziamoci e osserviamo un minuto di silenzio.
Bene. Allora, ricordo che il Consiglio di oggi è stato convocato sul tema sicurezza e legalità nel quartiere Romanina a seguito dei fatti avvenuti in data 1 aprile 2018 presso il Bar Roxy, sito in via Frazzilari, incentrato su eventuali interventi e azioni in merito. Generalmente per i consigli straordinari diciamo, abbiamo una scaletta abbastanza consolidata, ci sono interventi dei consiglieri, la Giunta risponde. E devo dire però che questo ordine dei lavori di oggi è stato poi integrato successivamente con un atto che è stato poi firmato da tutti i gruppi politici ed è una mozione, quindi dopo diciamo, la discussione procederemo alla votazione della mozione che è a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Steritano, Ciancio, Pugliotta, Toti, Ariano, Giannone, Cerconi, Zitoli, Giuliano, De Chiara, avente ad oggetto azioni di contrasto alla illegalità nel territorio del Municipio Settimo. Quindi iniziamo, intanto io lascerei la parola ai consiglieri che vogliono intervenire, ogni consigliere lo sa, 10 minuti per poter intervenire, quindi prendo nota degli interventi. Chi vuole intervenire per primo? Ditemi che... Come volete voi? No, io avevo detto prima, visto che appunto l'atto è stato un'integrazione successiva, ditemi voi se vogliamo procedere prima all'atto o volete fare prima la discussione. Quindi ok, consigliera Vitrotti, mi hanno detto che lì è possibile parlare con un microfono così sente tutta la stanza. Allora, okay. Ragazzi scusate, intervengo di nuovo, prima la discussione sul punto all'ordine dei lavori, ok? Poi l'approvazione dell'atto perché è stata successiva integrazione. Bene. Avevo capito bene. Grazie Presidente Lozzi, assessori presenti, gentili consiglieri. Intanto perché oggi abbiamo deciso di uscire dal luogo in cui si riunisce solitamente il Consiglio e spostarlo nella zona che negli ultimi giorni è stata oggetto di una discussione approfondita sulla stampa a seguito di quanto è avvenuto il primo di aprile, noto poi a tutti noi con oggettive ragioni ovviamente di sicurezza vista la denuncia sporta dalle persone che erano state coinvolte, visto quindi il grave fatto che tutti conosciamo avvenuto a pochi metri da qui al bar che si trova in via Barzilai. Intanto ritengo che forse questa potrebbe essere una modalità che come consiglio, ovviamente preso atto di tutte le i vari accorgimenti, però forse potremmo continuare anche a sperimentare in altre zone, perché poi forse con un'adeguata organizzazione riusciamo anche a trovare un momento di partecipazione attiva della cittadinanza, al di là dei nostri diciamo, incontri che si fanno nelle commissioni permanenti, ma potrebbe essere anche il luogo in cui i luoghi in cui la politica diciamo, si avvicina e entra dentro i luoghi che invece sono oggetto di violenze oppure sono diciamo, noti alla cronaca e che solo nei momenti in cui avviene un fatto grave come quello che è accaduto qualche mese fa ricordano a tutti che la città di Roma purtroppo è coinvolta in una piaga e una malattia importante e
che oggi spetta alla politica, credo anche insieme, credo mettendo ognuno da parte, diciamo, le proprie appartenenze, cercare di farsi guidare poco da un'ideologia, ma cercare più che altro invece di mettersi in un'ottica di collaborazione e di condivisione, cercare di dare delle risposte. Vi dico onestamente che più volte mi sono chiesta quali tipo di risposte sono o sarebbero giuste, quantomeno tentare di abbozzare o di intraprendere, cercare di intraprendere, vista la situazione in cui siamo. Perché? Perché, e devo dire che forse oggi la situazione della città di Roma è cambiata e lo dimostra il fatto che è avvenuto nel Bar Roxy. In poche ore le istituzioni, ma il mondo associativo, associazioni e comitati hanno deciso spontaneamente di venire a portare la loro vicinanza e la solidarietà. Io l'ho chiamato un cordone di solidarietà spontaneo intorno ai due gestori del bar e alla ragazza che ha subito quella violenza inaccettabile. Quel sopruso, un sopruso che forse ha stupito per la sua forma, ma che in realtà nei contorni di questo quartiere è visibile a tutti. Non ci possiamo negare che quelle vite sono qui da sempre, cioè da 50 anni, che nel corso degli anni si sono susseguiti all'interno della città, in alcuni territori, questo come Ostia, la diffusione di clan, vere e proprie luoghi in cui la presenza di clan anche legati alla malavita organizzata prendessero possesso dei territori e lo facessero anche con una certa facilità. Io penso che oggi quindi siamo però di fronte ad una consapevolezza diversa della città di Roma. Forse quella consapevolezza che non c'era neppure 2 anni fa o 3 anni fa, non mi ricordo, in occasione dei funerali di uno dei boss della Vittorio Casamonica, se non sbaglio. Perché tutti ci ricordiamo cosa successe alla fine di agosto, tutti ci ricordiamo la polemica nei confronti delle forze dell'ordine. Il prefetto Gabrielli allora disse che non erano a conoscenza di quello che stava succedendo, eppure era evidente a tutti che c'era stata una appropriazione di un pezzo di territorio che non provava giustificazioni né politiche né di ordine pubblico, a partire, diciamo, dai pedali che scendevano da un elicottero fino alle carrozze che giravano per la via Tuscolana. E poi vuol dire che qualcuno, come disse, è sempre stato così, cioè quando si fanno i funerali di un boss di questi clan si fa così, questa consuetudine nel fare le cose è probabilmente uno dei mali che oggi ci ritroviamo quando dobbiamo gestire invece eventi così violenti che hanno poi indignato tutta la città. E dico che non c'è stata quella consapevolezza a suo tempo perché forse era troppo alta la polemica politica per capire che invece quello era già il segnale che non bastava quello che era accaduto e quello che aveva, diciamo, trascinato con sé prima di tutto la politica, ma non si era capito lo stato in cui aveva penetrato tutti gli ambiti della città di Roma. Lo dico perché in quel momento io ci andai a quella manifestazione di piazza e non avevo percepito un'unità della politica, anzi avevo percepito ancora una divisione che sinceramente era incomprensibile, perché di fronte a quell'atto arrogante, così come oggi di fronte a questo atto violento ed arrogante nei confronti di 2 persone che hanno osato non servire un boss o comunque un appartenente ad un clan piuttosto che un cliente abituale, cioè non si fa la fila a un bar, di fronte a questo noi oggi dobbiamo cercare di andare oltre l'appartenenza politica e cercare quella collaborazione prima di tutto della politica per cercare di metterci una volta
riprendendo forse dopo tanti anni quel dialogo difficile, quell'ascolto difficile, cercare di costruire quegli interventi che sono opportuni e necessari per arginare questo fenomeno. Ora, tanto si potrebbe fare e poco si può fare, perché poi se i progetti sono tanti ma i fondi non ci sono, il problema non si risolve. Addirittura sembra complicato abbattere un muro che alcuni hanno definito un muro dell'omertà, però è quel muro che nel tempo è rimasto lì e è stato un segno di arroganza, quasi a voler dire qui ci sono io e voi non potete passare, anzi questa è la mia proprietà. E io penso che con lo spirito di collaborazione bisognerebbe cogliere i messaggi che sono arrivati per dire facciamolo insieme e se serve una via cerchiamola insieme, così come allo stesso tempo mi riferisco a una lettera che alcuni giornali hanno anche riportato dell'onorevole Fatio De Colenico e Roberto Marassutta, che ha appunto scritto anche al prefetto Basilone oltre che alla politica, dicendo facciamolo insieme, perché quello comincia, è un piccolo gesto, ma che comunque può dare un suo significato. O come nella stessa ottica di collaborazione credo che sia importante, al di là dell'appartenenza politica, il lavoro che sta facendo Nicola Zingaretti in regione. Perché penso che combattere la criminalità vuol dire anche restituire alla cittadinanza gli spazi che sono stati nel tempo sottratti alla città. E io allora credo che i beni confiscati, fermi per troppo tempo, con una collaborazione difficile da parte dell'Agenzia del Demanio, del Dipartimento Patrimonio, di anni e anni di lungaggini, di problemi amministrativi che purtroppo bloccano le assegnazioni. Al di là di tutto questo, la Regione Lazio sta facendo un lavoro importante. Io penso che bisognerebbe prendere a spunto quello che ha fatto la Giunta di Nicola Zingaretti accanto al lavoro che ha fatto l'Osservatorio della Legalità e della Sicurezza, al di là di ogni appartenenza politica, perché è stato un segnale importante anche per il nostro territorio quando mesi fa è stata restituita alla cittadinanza una villa sottratta al clan di Casa Monica e restituita alla collettività. Così come accadde 10 anni fa, lo ricordo sempre, un bene sottratto a un clan e restituito alla cittadinanza. Anche lì 10 anni fa non fu un percorso facile. Mi impressionò quella volta quando in una commissione ascoltammo e udimmo la difficoltà che avevano incontrato i rappresentanti della Consulta della Disabilità di allora, perché la cittadinanza era spaventata rispetto, si spaventavano più di quella casa famiglia che sarebbe arrivata piuttosto che di una villa di un boss che stava lì e faceva i suoi traffici. Concludo. Quindi se i processi sono questi, se le collaborazioni e il lavoro di interscambio, interfaccia della politica riesce almeno di fronte all'illegalità diffusa, al senso di sicurezza che è necessario restituire alla cittadinanza, insieme, e forse poi l'atto che discuteremo nel nostro piccolo è anche un po' il segnale che volevamo dare in questo consiglio, cioè cercare di unirci e cercare di dare ognuno il proprio contributo per la propria parte politica, io penso che qui come nella nostra città possiamo cominciare a dare dei segnali importanti. Mi rendo conto che è difficile, perché mi rendo conto che di fronte all'arroganza che si è consolidata e soprattutto di fronte alla criminalità organizzata è necessario essere forti e uniti, e quindi ancora di più penso che al di là di qualsiasi appartenenza politica debba prevalere la forza della politica insieme e l'unione degli intenti. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Fatevi avanti. Se non ci sono interventi io lascio parlare direttamente alla Giunta. Ci sono altri interventi? No? Ok. Allora lasciamo la parola alla Giunta. Io tanto prima di cedere la parola volevo tanto ringraziare il centro anziani della Romanina, che veramente è stato, io ringrazio il presidente
e tutti quelli che l'hanno aiutato ad allestire questa sala per noi. Non l'ho fatto prima, ma mi sembra doveroso, grazie. Lascio la parola alla Giunta allora per commentare quanto ho detto e per dare risposte, come richiesto l'ordine dei lavori di oggi. Buongiorno a tutti, ringrazio anche io il Presidente del Centro Anziani per averci concesso la sala per poter svolgere questo consiglio. Concordo con la consigliera Di Trotti che è indispensabile e importante andare sui territori, soprattutto quando ci sono argomenti di questa portata che devono in ogni caso far sentire il peso delle istituzioni nei territori. Concordo al 100% su quello che ha detto la consigliera Di Trotti, ci sono argomenti che non possono essere oggetto di lotta politica, ci sono argomenti di estrema importanza come questi dove tutti devono essere uniti per trovare delle soluzioni, perché le istituzioni sono forti solamente laddove su certe tematiche lavorano in modo coordinato. I Casa Monica sono qui dal 1970 per gli insediamenti e hanno cominciato a creare il loro tessuto sociale, ad appropriarsi di questi spazi da allora. Noi abbiamo ordinanze di demolizioni abusi dal 1977 che mai sono state portate a compimento, e l'abusivismo edilizio è una delle piccole parti e delle piccole azioni che dimostrano la loro prepotenza nel territorio. Loro sono un clan dedito all'usura, all'estorsione da sempre. Negli ultimi anni sono entrati anche nel meccanismo dello spaccio della droga, sono probabilmente uno dei sistemi di spaccio su Roma più forti, il braccio dell''ndrangheta da quel punto di vista. Noi abbiamo report e rapporti della Regione Lazio, delle commissioni parlamentari che ci raccontano di loro e di tutti i clan mafiosi e non presenti in ogni angolo della città. Conosciamo tutto perfettamente, conosciamo dove vivono, conosciamo le loro azioni, tutti, dal Parlamento all'ente locale più vicino ai cittadini, sanno che cosa fanno, che loro sono presenti. E io ad oggi però ho visto un governo che ha continuato a tagliare fondi alle forze dell'ordine, che non ha mai messo in campo azioni forti e coordinate con gli enti locali, con i comuni, al di là di Roma, tutti quei comuni che purtroppo vedono nei loro territori la presenza forte di questi clan. E proprio questa mancanza istituzionale, questo non investire nel combattere queste realtà, ha piano piano dato a loro il potere di diventare quasi punti di riferimento dei cittadini, che hanno dovuto cominciare a non parlare, ad essere omertosi per difendere loro stessi e le loro famiglie. Il Roxy Bar è solo uno degli esempi, hanno avuto il coraggio, un senso civico fortissimo di denunciare, ma ci sono tantissime realtà commerciali soprattutto che hanno chiuso, che hanno subito vessazioni e che non hanno parlato. Ci sono azioni che fa il commissariato, ad esempio, di zona, controlla, ha portato ad arresti 2-3 anni fa di tantissime persone, dopodiché arrivano nella fase giudiziaria e per i limiti che ha il nostro ordinamento giudiziario quelle persone poi ritornano nelle loro case, a volte agli arresti domiciliari, a volte per decorrenza dei termini, a volte per qualsiasi cavillo che li riporta lì, e loro devono ricominciare con la mancanza di personale e con la mancanza di fondi. Se vogliamo, in questi giorni tutti si sono concentrati sul problema dell'abusivismo, no? Perché forse è l'unico tema di competenza del Comune di Roma e quindi svincolava gli altri dalle loro responsabilità puntandole sull'ente locale di appartenenza e di prossimità. Beh, tutta la periferia romana nasce spontaneamente come zone abusive, gli abusi non sono solo di Casa Monica, sono di tutti i cittadini. E sapete perché non si è riusciti a perseguirli? Primo, perché abbiamo un meccanismo di perseguimento di questi illeciti lunghissimo. Facciamo atti amministrativi, si possono fare ricorsi al TAR che durano 15-20 anni. Non solo, quando poi il demanio confisca e acquisisce a patrimonio, anche se lì ci sono abusi, tu non puoi
perseguirli di iniziativa del comune, devi sempre essere autorizzato. Oltre a questo, i condoni. Sapete quanti sono in corso di condoni di questi abusi? Tantissimi, mai perfezionati, non sappiamo ad oggi se sono accoglibili o meno. E la ciliegina sulla torta finale è che anche quando arrivi all'ultimo atto amministrativo e quindi sei pronto ad andare lì ad abbattere l'abuso, nessuno fino ad oggi ha messo fondi a disposizione. Pochissimi sono stati, ci sono stati dei fondi spot regionali, ma a livello comunale quasi mai hanno avuto i fondi necessari per poter proseguire. Questa amministrazione, il municipio, è già dallo scorso anno che ha messo dei fondi a disposizione, 170.000 euro circa l'anno scorso e 200.000 euro quest'anno, che sono nulla, niente, perché abbiamo 9.000 pratiche di abusi edilizi in essere. Okay? Però è qualcosa, e questo ci permetterà di agire laddove l'iter amministrativo è terminato. Ce la stiamo mettendo tutta da questo punto di vista. La Regione Lazio ha preso in carico un immobile confiscato alla mafia, anche il Municipio Settimo in questa amministrazione. In via Guaggidoro ha preso un immobile confiscato alla mafia, lo ha riqualificato con i propri fondi, anche in collaborazione con IKEA, che fornirà gli arredi, e grazie ad un indirizzo politico di questo Consiglio verrà avviato un progetto sociale di casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza all'interno di quell'immobile. E noi stiamo lavorando su questo con il supporto di tutti i consiglieri. Io concordo nel fatto che tutte le parti politiche debbano essere unite in questo, ma io credo che noi, che rappresentiamo l'ente territoriale di prossimità, il municipio, il più basso livello istituzionale, deve pretendere appoggio e sostegno dagli enti istituzionali superiori. Non possiamo sempre essere quelli a cui viene delegata la risoluzione di un problema. Si accorgono che c'è il problema e scrivono le note. A chi? Al presidente del municipio. Perché voi lo sapete, no? Che il presidente del municipio può dirigere le forze dell'ordine, può influenzare scelte dal punto di vista di magistratura, può coordinare indagini, giusto? Vi risulta? Beh, non risulta neanche a me. Non risulta neanche a me, quindi piuttosto che una nota scritta al presidente di municipio che conosce perfettamente le realtà dei territori periferici di questo municipio, sarebbe bello che gli enti superiori, i nostri rappresentanti parlamentari, i rappresentanti in regione, convocassero in maniera seria dei tavoli che, oltre ad osservare, proponessero soluzioni, soluzioni coordinate. Servono fondi per riqualificare le periferie, fondi da dare alle forze dell'ordine per incrementare la loro presenza sul territorio, dagli strumenti per reprimere queste situazioni. Da par nostro abbiamo cominciato con delle piccole azioni, perché logicamente sapete che i fondi a disposizione del municipio non sono tantissimi, ma non perché Roma Capitale è cattiva, ma perché Roma Capitale ha dei fondi pari a tutti i comuni italiani, e non in considerazione del fatto che è Roma Capitale, che quindi probabilmente dovrebbe avere un occhio di riguardo rispetto ad altre istituzioni. I fondi sono pochi, abbiamo cominciato ad avviare un percorso di riqualificazione del Parco della Romanina, è stato sollevato dai cittadini, da tutti i consiglieri di opposizione e maggioranza, e quindi ci siamo interfacciati, ci stiamo interfacciando con l'assessorato ambiente che si è messa a disposizione, anche l'associazione magistrati sta pensando di realizzare il Parco della Giustizia, il Parco della Romanina, con la piantumazione di 27 querce, una in rappresentanza di ogni magistrato ucciso nella lotta alla mafia. Stiamo avviando questo percorso, cerchiamo di dedicare dei fondi nella riqualificazione delle strade, di portare delle attività culturali. Oggi ad esempio la nostra assessora alla scuola e alla cultura è assente perché sta facendo un percorso con le scuole, comprese anche quelle del territorio, proprio per informare i ragazzi sui principi di legalità della nostra Costituzione. Noi come municipio e come comune questo possiamo fare, cercare di investire, di qualificare territori che purtroppo sono devastati da anni. Non è facile con i fondi a disposizione gestire un territorio che va da San Giovanni a Vernicino. Stiamo però cercando di fare tutto in ogni parte del territorio. Ci vorrà del tempo, ma se fossero dedicati dei fondi per la riqualificazione di queste aree, noi da par nostro
potremmo agire, ma serve comunque un'azione forte da chi rappresenta questa nazione a livello nazionale. Il futuro governo deve decidere che questa Italia deve mettere all'angolo la mafia e i clan tipo i Casamonica, che non vengono riconosciute come organizzazioni mafiose ma sono criminalità organizzata. Questa è una scelta che deve fare la nazione. Se la nazione dà la priorità al ripristino della legalità, deve decidere di investire in questo e noi insieme potremo supportarli sui territori. Senza questa presa di coscienza da un punto di vista nazionale, noi avremo ben poco da fare. Grazie. Se volete, potete tranquillamente intervenire uno del gruppo, non c'è problema. Sì, in passato abbiamo fatto uno per gruppo, se volete, io vedo la straordinarietà del consiglio di oggi, quindi mi sento di essere veramente concorde con tutti nel dire abbiamo questi toni di voglia di lavorare insieme, quindi non voglio essere fiscale. Intanto allora, per quanto riguarda gli interventi del pubblico, lo dico alla fine, avrete spazio di parlare tutti, non c'è nessun problema, alla fine vi concederò lo spazio assolutamente. Si considera c'è il cuore. Posso chiedere che se parlo alto posso parlare senza microfono, perché è fastidioso, un po' di... Buongiorno a tutti, tanto fa piacere come sia stato, poi ne parleremo, portato avanti un atto che è intitolato Azione di contrasto alle illegalità nel territorio del Municipio Settimo e vedere come lo abbiamo fatto tutti insieme. Farò una discussione generale e iniziando in realtà da una frase che è quella di Giovanni Falcone, in cui dice: la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Lo dico perché io sono convinta, prima di tutto, prima che da consigliere, da cittadino, che servono fondi per il contrasto, servono azioni politiche, ma serve soprattutto una presa di coscienza, perché a volte vediamo, io non la definisco solo la mafia, ma le mafie, perché sono tante le mafiette locali sui territori che poi si creano. Da qualche parte hanno famiglia Casamonica, altre parti hanno altre famiglie o altre organizzazioni. Credo che oggi noi siamo chiamati ad una presa di coscienza, e lo ripeto, che parta dalla consapevolezza che non solo la mafia uccide, ma il silenzio uccide. E quindi questo alzarci in piedi contro un atto vergognoso che è avvenuto qui alla Romanina significa in qualche modo anche prendere coscienza che siamo in un punto di non ritorno. O affrontiamo o ci tiriamo indietro e stiamo zitti. E non possiamo permetterci di tirarci indietro e di stare zitti. Presidente, posso anche accennare la mozione? Va bene. Come alcuni di voi sapranno, oltre a essere consigliere qui in municipio, faccio parte anche di tante, di un'associazione che è il Forum Nazionale dei Giovani, che comprende tante associazioni, una piattaforma, e che in giro per l'Italia ha e volutamente recupera beni confiscati alla mafia, perché con la dimostrazione che diamo sui territori che la mafia si può sconfiggere, che diamo la più bella dimostrazione di quello che è possibile fare, ma è possibile farlo non solo partendo dal governo nazionale o partendo dagli enti regionali, dall'ente comunale. Sarebbe per noi troppo semplice dire noi ci siamo,
sarebbe troppo semplice dire noi ci siamo, ma serve qualcos'altro. No, noi ci siamo, e visto che noi ci siamo, il cambiamento parte da noi e non lo delegheremo a nessun altro. Voglio far presente un'altra cosa, e ci tengo a dirlo, perché poi si parla spesso, ed è corretto farlo, delle zone più periferiche. Purtroppo oggi noi il problema lo abbiamo su tutta Roma, ed è un problema che noi possiamo combattere, Presidente, pure se lei mi dice un territorio diverso, ma lo dobbiamo combattere da San Giovanni alla Romanina, dalla Romanina al centro di Roma, perché in veste le maglie della mafia non guardano in faccia a nessuno. Forse nel tempo si è sentito molto più forte nelle periferie, ma vi assicuro che il problema del pizzo, e ne facevano prima riferimento, è uguale in periferia, ma è uguale anche al centro di Roma. E quindi, e non si sviluppa, guardate, perdonatemi, solo con il pizzo, si sviluppa con il traffico di stupefacenti, si sviluppa con la prostituzione, con il traffico d'armi, e il nostro territorio, anche nella zona, lo ricordo, direi di Roma, è stato soggetto, e per questo io ringrazio sempre le forze dell'ordine, e sono d'accordo nel dire che servono strumenti più importanti, servono più anche un sostegno economico più importante alle forze dell'ordine. Dicevo, anche verso Piazza Re di Roma siamo stati interessati da grandissimi fenomeni di microcriminalità. Ora, quello che noi ci dobbiamo chiedere è, e questo lo dico, Presidente, anche in risposta a quello che ha detto, noi stiamo facendo, lei mi dice, ed è giusto, ma non possiamo attendere che un governo nazionale, un governo regionale o comunale ci dia i fondi per procedere. Noi dobbiamo essere in grado di portare avanti la nostra azione con le nostre forze, e non possiamo neanche delegare e dire dipenderà da qualcun altro. No, signori, dipende da tutti noi, dipende da chi è seduto anche su quelle sedie, dipende da chi è seduto su questi scranni oggi qui al centro del centro sociale anziani della Romanina. E ci tengo a dirlo, perché forse a volte i problemi, quando li vediamo un po' distanti da noi, quando pensiamo che non possiamo fare niente, diciamo, aspettiamo che qualcun altro farà qualche altra cosa, noi sosterremo quell'azione. No, noi dobbiamo essere esempio, noi dobbiamo portare avanti quell'azione, e questo va detto soprattutto nelle scuole, soprattutto nelle scuole, perché non esiste solo la mafia, ma esiste una mentalità mafiosa che è penetrante anche e soprattutto nei giovani. E quindi, non so se ho finito il tempo, ma no, non ne ho preso tantissimo, perché in alcuni casi servono meno parole ma più fatti concreti, e mi auguro che da questo atto che poi discuteremo si possa proseguire, non voglio dire iniziare, perché io credo che qualcosa nel tempo sia stato fatto, si possa proseguire con un altro passo nel sostenere tutte le azioni di contrasto. Significa non solo, e su questo sono d'accordo con la Presidente, non solo requisire, espropriare non è il termine corretto, requisire i beni alla criminalità, alla microcriminalità, ma soprattutto riutilizzarli per il bene dei cittadini e per il bene della popolazione. Quello è dare un segnale importante. Significa sostenere le forze dell'ordine, significa collaborare con le forze dell'ordine, perché, lo ripeto, l'omertà uccide tanto quanto la mafia, il silenzio uccide tanto quanto la mafia. E quindi io voglio ringraziare anzitutto i colleghi che hanno contribuito alla stesura dell'atto, e la maturità che spero noi accorderemo nella discussione di un atto importante, che può veramente cambiare le sorti non solo del municipio, ma cambiare le sorti delle persone. E sono le persone che fanno la nostra città. Cambiamo la mentalità, ma raccontiamo questa nuova mentalità, perché è importante andare ad entrare nelle scuole, parlare con le associazioni, è importante fare rete. E quindi quello che mi auguro è di tornare magari tra un anno qui
e dire che qualcosa di concreto è stato fatto, che tanti abusivismi sono stati eliminati, che tanti immobili invece sono stati risistemati e riconsegnati e riaperti alla popolazione, e parlare di una zona, quella della Romanina, ma di un territorio, mi auguro, di una città completamente diversa. Grazie. Altro gruppo? Altri gruppi vogliono? Ah, non l'avevo visto, non siete noti? Io concordo quando nell'ultimo intervento si è detto le parole sono importanti, ma più importanti ancora sono i fatti. È un momento difficile quello che sta vivendo la Romania. La mozione unitaria che oggi tutti i gruppi politici hanno firmato, comunque una testimonianza forte rispetto alla mobilitazione non solo dell'istituzione ma anche della gente, è un momento di testimonianza, di solidarietà e di vicinanza. Io ringrazio il centro anziani della Romanina, che dobbiamo dire è uno dei pochi, se non l'unico punto purtroppo di aggregazione della Romanina. Oggi come oggi non esiste una piazza che si può chiamare piazza la Romanina, non esistono luoghi di aggregazione purtroppo. Perciò dobbiamo passare, come ho detto, dalla parola ai fatti, e dalla parola ai fatti soprattutto si passa con una collaborazione forte, vincente, virtuosa tra la gente e le istituzioni. Questo è il discorso importante, la mobilitazione delle istituzioni e la mobilitazione della gente insieme. Il discorso deve essere fatto senz'altro insieme e deve essere un discorso forte, e deve vedere, ed è importante, anche vicino alla gente le forze di polizia. Purtroppo sono indispensabili per garantire, e nell'opera di contrasto alla illegalità purtroppo presente nel Lazio, nella città di Roma, a Frosinone, a Latina. La mafia si è allargata negli anni 70 in modo forte nella nostra regione. Ci stanno gruppi romani che purtroppo lavoro anche in questo territorio. C'è spaccio, ed è molto visibile lo spaccio all'interno della Romanina, c'è l'usura, c'è il taglieggio. Rispetto a questo la Presidente diceva facciamo cose operative. Io penso che c'è bisogno, perché io qui ho il protocollo d'intesa fatto nella città di Roma, e c'è la possibilità di questo osservatorio territoriale della sicurezza, che io penso che sia un momento importante, dove c'è presente anche l'istituzione municipale che può dire la sua, insieme al prefetto, al delegato del prefetto, insieme al direttore del municipio, insieme al commissariato, ai carabinieri, alla finanza, ma soprattutto attraverso la polizia locale, che deve svolgere un lavoro di intelligence. I cittadini, io leggo qui adesso, c'è pure un articolo nel protocollo d'intesa che parla della collaborazione dei comitati di quartiere con il commissariato. Cioè, in questo protocollo d'intesa e in questo osservatorio, che è un momento, io penso, che può essere un momento strategico nella lotta alla criminalità del territorio. È chiaro, rispetto alle forze di polizia, le forze di polizia devono essere rispettate, aiutate e anche pagate, lasciatemelo dire, perché purtroppo
negli ultimi anni c'è stata una difficoltà rispetto a questo, e questo discorso senz'altro deve cambiare, e io penso che l'osservatorio sia un momento importante, perché nell'osservatorio c'è il territorio, c'è il territorio che collabora con le forze di polizia, e nell'osservatorio c'è anche l'istituzione municipale, perciò da questo noi possiamo partire, non soltanto questo, è chiaro. Il municipio deve lavorare a fianco dei comitati di quartiere, delle associazioni, ascoltare, rispondere. La gente, quando diceva qualcuno prima di me, la mafia è silenzio, ma la gente non si deve sentire sola, la gente collabora, ma deve sentire le istituzioni vicine. E questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare. A Romanina, ecco, io dico che è uno dei territori del settimo municipio, senz'altro, che si trova in uno stato precario, più precario di altri. Ecco, l'attenzione alle richieste anche che vengono dal comitato di quartiere, che vengono dall'associazionismo del territorio, un'attenzione che, voglio dire, è stata anche messa in discussione, io ricordo, su un problema importante come quello dell'illuminazione del parco della Romanina, perché, ecco, il parco della Romanina purtroppo ha visto anche questo, purtroppo, episodi gravi come violenze, come ultimamente, pochi giorni fa, c'è stato anche un suicidio all'interno del parco. Perciò, ecco, lo sforzo, io lo solleciterei in commissione, la Presidente e l'Assessore sta lavorando su questo, e questo è importante, proprio perché, come ho detto prima, il discorso di fare rispetto a questo un discorso unitario deve essere testimoniato anche dagli interventi, che non devono essere interventi, diciamo, del tanto peggio e tanto meglio, ma in questo noi dobbiamo essere fortemente unitari nel combattere la criminalità e trovare le cose più giuste perché la gente si senta vicino a noi, vicino alle istituzioni, e in questo vicino alle forze della polizia, e in questo collabori con le istituzioni, collabori con le forze di polizia. E poi la scuola, senz'altro, un altro momento importante, determinato, la scuola della legalità, l'educazione civica, che senz'altro deve tornare all'interno della scuola, percorsi informativi, dibattiti. E poi, ecco, le azioni virtuose che sono state fatte di contrasto all'illegalità, utilizzando ciò che è tolto alla mafia. Questo è un discorso importante: ciò che è tolto alla mafia deve fiorire, deve fiorire nel nostro municipio. Ci sono stati nel passato, ecco, via Occa Bernarda, Torre di Morena, adesso Poggidolo, ha detto il Presidente, la casa per i semi autonomi, e altre cose. Io ho visto, Presidente, che stanno in sede di Dipartimento Sociale, ci sono altre cose che noi possiamo recuperare, cioè dallo sterco deve nascere un fiore, dalla mafia, da quello che era di proprietà dei mafiosi o comunque dei criminali, devono diventare fiori che sbocciano nel territorio. Perciò questo, e io ribadisco, e l'ho detto più volte poi nel dibattito municipale, su alcuni temi è importante, per essere forti, l'unità, l'unità di tutte le forze politiche, e l'unità in questo caso con la gente del territorio, perché tutti insieme possiamo combattere la criminalità. Altri interventi, ricordo, per gruppo? Non credo che abbiate parlato tutti, avete... volete intervenire? Certo, consigliere Ciancio. Beh, voglio essere molto breve, intanto ringrazio tutti per la presenza
e la solidarietà che oggi dobbiamo esprimere tutti per questo pezzo di città, ma non solo per questo pezzo di città. Naturalmente gli eroi che oggi ci fanno venire in mente tante cose per quanto riguarda la legalità sono eroi che io mi auguro non ci debbano essere più. Io mi auguro che nella vita comune tutti riusciamo a fare il nostro pezzo, quindi a ognuno di noi una piccola responsabilità. Io mi occupo di scuola, penso che se non si attua una rivoluzione culturale a 360 gradi è difficile invertire questo destino ciclico ed immutabile. È veramente difficile perché questa nostra città in ogni angolo ha delle situazioni un po' paradossali, dove succedono degli atti così particolari, gravi, assurdi, e quindi concordo con gli interventi iniziali dove la politica deve trovare unità e azione condivisa. A ognuno di noi va una responsabilità molto grande, che è quella di condividere percorsi che vanno nella direzione del cambiamento, quindi partire, come diceva la Presidente prima, da un'azione nelle scuole, perché l'illegalità diffusa parte sostanzialmente dalla droga, dal commercio della droga, e su Roma sappiamo come si è allargata. Basta guardare un po' al panorama delle scuole e ci accorgiamo che chiunque oggi ha assunto questo comportamento di leggerezza rispetto al problema. Invece bisogna essere incisivi. Se noi riusciamo a invertire questo modello partendo dai nostri ragazzi delle scuole, potremmo avere anche questa parte di città meno criminalità, meno persone che col denaro e il profitto dell'illecito riescono ad investire in tutti i settori che diventano poi paradossali e criminali per tutta la città. Mi ero appuntato qualcosa, ma non voglio essere assolutamente, non voglio dire parole giustamente, ma bisogna dare i fatti concreti. Io mi auguro comunque che a 360 gradi il municipio possa trovare risorse per fare progetti nelle scuole che includono e informano. Mi viene in mente di alcune gite che facevamo con i ragazzi per far vedere quello che è l'illegalità diffusa. Parlava prima dell'abusivismo. È ovvio, l'abusivismo ha toccato ogni quartiere, però poi le istituzioni non hanno assolutamente controllato e verificato pienamente quello che doveva essere un iter per procedere al sequestro, se era il caso di un bene non legale, o alla legalizzazione del manufatto. Un altro punto importante sicuramente è quello di un osservatorio municipale, poi ne discuteremo magari nella mozione, dove ci possa essere un'informazione più completa su tutto quello che fanno le istituzioni, perché bisogna essere, come dire, semplici ed efficaci. Ci sono molti beni che potrebbero essere utili per i giovani, per l'incontro, per promuovere azioni informative. Per ora mi sento di dare una grande solidarietà a tutti i cittadini che subiscono in questo quadrante soprusi dall'illegalità e da tutto quello che è venuto fuori in questi giorni. Come me sicuramente tutto il mondo della scuola è pronto ad azioni concrete, però ricordiamo sempre che per fare delle azioni concrete servono delle risorse. Investire nella scuola per me è l'elemento fondamentale, sia per i ragazzi più giovani che potrebbero dissociarsi
e allontanarsi soprattutto da un mondo così crudele che è quello dello spaccio delle droghe. Questo è un punto su cui io sento di dare il contributo nella scuola, nelle istituzioni, ma soprattutto da cittadino con i ragazzi più giovani. Io non so se ve ne siete accorti, però è cambiato un po' tutto il panorama, dal centro storico alle periferie. Non c'è scuola o zona in cui non si utilizzano e non si usano, non si propongono alle nuove generazioni queste sostanze così violente. Eliminare questo aspetto vuol dire levare il motivo di guadagni illeciti, profitti, è sicuramente un'inversione di rotta per tutta la città. Grazie a tutti voi e sicuramente nell'atto che approveremo all'unanimità questa parte di territorio, con questa presenza oggi, dice no a tutto quello che è successo, con una proposta sicura di una prospettiva di cambiamento in ognuno di noi e in ogni direzione della città. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Allora, se non ci sono... consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buongiorno a tutti i cittadini. Vorrei iniziare il mio intervento dicendo che purtroppo oggi tutte le aree periferiche di Roma vivono disagi legati a queste situazioni di illegalità e criminalità, ma come abbiamo visto c'è anche una parte buona della cittadinanza che quotidianamente lotta per riprendersi il territorio e lo fa insieme alle istituzioni e agli enti locali che sono quelli di prossimità, quindi più vicini a loro. Nel contratto di governo per il cambiamento sono presenti diversi articoli interessanti. Uno è il contrasto alle mafie. Viene detto che bisogna potenziare gli strumenti normativi e amministrativi volti al contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle condotte caratterizzate dallo scambio politico mafioso. È necessario inoltre implementare gli strumenti di aggressione ai patrimoni di provenienza illecita attraverso una serie politica di sequestro e confisca dei beni e di gestione dei medesimi, finalizzata alla salvaguardia e alla tutela delle aziende e dei lavoratori prima dell'assegnazione nel periodo di amministrazione giudiziaria. Un altro articolo che si occupa di sicurezza, legalità e forze dell'ordine. Sulle forze, relativamente alle forze dell'ordine, è necessario aumentare i fondi a disposizione del comparto per prevedere il potenziamento degli organici, con previsione di aumento del personale, rinnovo dei contratti in essere e riordino delle carriere. L'aumento di fondi è necessario per effettuare investimenti, in particolare nelle dotazioni. Coloro che garantiscono la sicurezza dei cittadini devono poter operare in condizioni di massima protezione, riducendo il rischio. È fondamentale pertanto investire nella formazione e corsi di addestramento per tutti gli operatori che svolgono attività di controllo del territorio, compresi gli operatori delle specialità. È necessario inoltre intervenire per l'ammodernamento del complesso di strutture in uso alle forze dell'ordine. Un riferimento particolare lo farei agli agenti di polizia locale, che da quel che mi risulta intervengono su più di 600 articoli del codice, ma senza strumenti adeguati. Da quel che so non hanno nemmeno la possibilità di fare una causa di servizio. Quindi non c'è nessuna tutela per queste persone che rischiano anche la vita spesso intervenendo in situazioni di enorme difficoltà. Su questo il contratto di governo prevede che le problematiche afferenti al comparto della polizia locale sono dovute a una normativa ormai datata e ad una presenza di agenti sul territorio distribuita in modo non omogeneo,
È necessario quindi un riordino del comparto della polizia locale affinché la riforma possa effettivamente produrre risultati positivi per una maggiore sicurezza sul territorio. Devono essere necessariamente introdotti i seguenti punti qualificanti: accesso alle banche dati del sistema di indagine, migliore definizione dei compiti della polizia locale. Consigliere, le chiedo di rimanere in tema su quello che sono in tema, credo, Presidente, sì, perché stiamo parlando di contrasto alla mafia e all'illegalità. Questi sono i compiti della polizia locale, che affronta quotidianamente il problema di contrasto all'illegalità. Non mi pare di essere fuori tema in questo senso, però volevo solo dire di restare nel tema di oggi e non del ok, quindi va bene. Allora ritorno sul era solo un accenno per dire che, diciamo, sono necessari degli strumenti di tutela per tutte le forze dell'ordine, non dimenticando, e con particolare riguardo alla polizia locale, che viene considerata nella mentalità comune una forza minore, ma in realtà svolge quasi tutti i compiti che svolgono tutte le altre forze dell'ordine, ma non con le stesse tutele. Ritornando espressamente sul tema, come ente locale noi stiamo portando avanti nelle scuole un programma proprio per parlare di legalità, di diritti, di Costituzione, come accennava la nostra Presidente prima. In questo momento il nostro Assessore alla Scuola, Elena De Santis, sta partecipando ad una manifestazione per un distretto dei diritti e della Costituzione, organizzata da associazioni che combattono la mafia, con la partecipazione di circa 300 ragazzi delle scuole. Stiamo investendo nella riqualificazione dei territori con un occhio di riguardo nelle zone periferiche del municipio. Vorremmo avviare un percorso condiviso con i cittadini, le associazioni, i comitati di quartiere, non solo periferici, ma di tutto il municipio, perché è nostra intenzione creare una rete di solidarietà e riqualificazione di tutte le periferie. Inoltre, per la giornata di oggi il nostro municipio ha promosso un triangolare di calcio che vedrà la partecipazione della Nazionale Attori, il team delle forze di polizia e la Nazionale Magistrati. Al termine della partita consegneremo ai gestori del Roxy Bar della Romanina una targa. Anche in questo modo, nel nostro piccolo, vogliamo cercare di testimoniare sostegno e solidarietà nei confronti di quei cittadini che non abbassano la testa e hanno il coraggio di denunciare. Vorrei leggere, se mi è concesso, un passo del terzo rapporto Mafie nel Lazio, a cura dell'Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità nella Regione Lazio, recentissimo, è stato chiuso nel dicembre 2017 con un aggiornamento a gennaio 2018. Ebbene, dovete sapere che in quel rapporto il nome di Casa Monica viene citato 45 volte. Vi cito un passo brevissimo. Un altro sodalizio criminale, come quello di Casa Monica, che oltre a essere notoriamente radicato sul territorio, nella zona sud-est di Roma, è considerato tra i più temibili del panorama criminale del centro Italia. Nella città di Roma abbiamo 9 clan della Camorra, 11 della 'Ndrangheta, 4 famiglie di Cosa Nostra, una famiglia della Sacra Corona Unita, 17 famiglie, organizzazioni criminali per il controllo del territorio, 10 famiglie con caratteristiche affini alle associazioni mafiose. La Regione Lazio detiene attualmente la terza posizione nella classifica regionale dell'illegalità nel ciclo dei rifiuti nel 2016. 533 infrazioni nel Lazio, il 10% quasi sul livello nazionale. In questo rapporto almeno 3 quartieri del nostro municipio vengono citati come aree soggette al controllo del territorio da parte delle mafie autoctone: Tuscolano, Cinecittà, Romanina e Quadrato. Tutto questo per dire che noi non ci tiriamo indietro, ma è un problema nazionale, non si può risolvere a livello municipale. Noi siamo scesi nei territori e lo abbiamo sempre fatto, nasciamo dalla rete e dalle piazze, possiamo contribuire e dare segnali importanti come ente di prossimità, ma bisogna intervenire con una legislazione nazionale che tuteli quegli uomini e quelle donne che per la nostra sicurezza rischiano tutti i giorni la vita sul campo, che tutelino
i titolari del Roxy Bar, che quando decidono di alzare la testa e fare una denuncia abbiano la possibilità di vivere sereni, tranquilli. Dobbiamo riprendere in mano il nostro territorio. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi, io lascerei la parola alla Giunta per l'intervento conclusivo. Va bene? Certo, si sono. Allora, buongiorno a tutti. Io ho ascoltato tutti l'intervento anche della Presidente, è emerso certamente il fatto che il fenomeno delle mafie è un fenomeno talmente complesso che non può essere lasciato al singolo municipio, qualcosa che coinvolge tutti i livelli istituzionali ed è importante che si agisca su tutti i livelli istituzionali. Da un punto di vista municipale le competenze sono veramente minime, perché sono relative alla riqualificazione delle aree, perché molto spesso non si capisce il nesso che c'è tra la riqualificazione e la mafia, invece c'è. C'è perché la riqualificazione, cioè il territorio, la qualità del territorio su cui la cittadinanza vive, fa nascere all'interno il senso civico, fa crescere il senso civico che è alla base della vera lotta alla mafia. La mafia non si sconfigge soltanto attraverso le forze dell'ordine, attraverso lo strumento di repressione, ma attraverso la cultura di ciò che di cui io ho diritto. Ed è quello che fa, per esempio, a Roxy Bar, agli esponenti del Roxy Bar, dire no ai soprusi, perché è un mio diritto stare lì, non posso subire quei soprusi. Il senso civico fa nascere, è la base per la lotta alla mafia. La riqualificazione fa tanto, anche il rifacimento delle strade, il rifacimento dei parchi fa molto, perché fa nascere l'appartenenza al territorio, quello è nostro, non è della criminalità. Voglio fare un piccolo esempio, come può cambiare e non ci rendiamo neanche conto. Noi abbiamo per esempio riqualificato una cosa piccola di fronte al municipio, facendo un piccolo giardino, un piccolo giardinetto dove prima era oggetto di venivano molte persone che si ubriacavano, che sporcavano. Adesso riqualificandolo, anche quelle persone si allontanano da lì, perché si sentono a disagio, solo entrare, solo sporcare. Questo fa sì, noi abbiamo destinato già milioni di euro alla Romanina, abbiamo rifatto alcune strade che sembra nulla, ma comunque, come spiegavo prima, fa nascere il senso civico. Ma poi è chiaramente che si deve intervenire nella lotta alla mafia su tutti i livelli istituzionali, perché la mafia si insinua, io lo so bene perché vengo da una terra martoriata da questo, si insinua laddove l'istituzione non c'è, perché se non c'è l'istituzione il cittadino non si sente protetto e quindi è portato ad avere paura o a rivolgersi a chi qualcosa gli può dare. Questo è il senso. Ma al di là delle parole, volevo comunque scendere nello specifico anche di ciò che il municipio nelle sue minime competenze ha potuto fare. Ho sentito, è venuto fuori molte volte l'argomento dei beni confiscati, si è parlato di Zingaretti, si è parlato della regione, da parte dei Fratelli d'Italia si è detto che non dobbiamo attendere. Bene, noi come municipio non abbiamo atteso sui beni confiscati. Voglio un po' ricordare a tutti, quando ci siamo insediati, addirittura perché si fa capo al patrimonio, il concetto di patrimonio del Comune di Roma, quando ci siamo insediati nel municipio non esisteva neanche un ufficio patrimonio, non si sapeva quale fossero i beni che erano in capo al municipio o al Comune di Roma. Ebbene, grazie a una mozione approvata dal Consiglio, tra i primi atti, in cui si intimava la Giunta di creare un ufficio al patrimonio, noi l'abbiamo creato e si è costituito. Tra i vari atti che questo ufficio al patrimonio ha espletato è stato quello di fare una ricognizione sui beni confiscati. Ricognizione sui beni confiscati in capo assegnati a Roma Capitale e che si trovano all'interno del settimo municipio. Sono stati trovati 16 immobili, su questi è stata fatta una ricognizione anche da un punto di vista documentale.
E noi ci siamo fatti promotori, come l'ha già detto la Presidente, di richiedere un bene confiscato in via Poggi d'Oro, dove faremo un centro di semiautonomia per la questione sociale, che ospiterà, ricordo, i centri di semiautonomia sono destinati a delle donne o ai bambini vittime di violenza, su cui i giudici attraverso una sentenza li allontanano da casa, perché non possono stare in quel contesto familiare ma devono vivere altrove. E quindi noi come municipio ospiteremo donne e bambini in quell'immobile confiscato alla mafia. Noi abbiamo trovato i soldi, la forza non soltanto per fare questo progetto, ma anche per riqualificare quell'immobile. Abbiamo messo come municipio i fondi per ristrutturarlo e darlo alla comunità. In più abbiamo già richiesto un altro immobile che si trova su via Tuscolana, ultimamente l'abbiamo richiesto, e ci faremo un altro progetto, probabilmente destinato ai giovani, perché anche da lì bisogna iniziare, da lì. Nella ricognizione, questo lo voglio dire, nella ricognizione che l'ufficio nostro ha fatto, grazie anche su stimolo da parte della Presidenza e della Presidente, grazie anche a un controllo documentale effettuato da parte dei vigili di Roma Capitale in stanza del settimo Tuscolano, è venuto su un bene confiscato, è emerso delle problematiche che hanno portato a pensare che ci sia stata una dubbia assegnazione in passato a chi oggi gestisce. E quindi il municipio ha già richiesto quell'immobile che venga, tolto, qualora ci fossero dubbi di assegnazione, venissero provati dubbi di assegnazione, tolto a chi ad oggi ce l'ha, che ricordo, non voglio fare nomi, ma è già paradossalmente colpito da interdittiva antimafia, cioè in passato è stato dato un bene confiscato a chi ad oggi è stato colpito da un'interdittiva antimafia. Abbiamo richiesto che venga riassegnata al municipio, e il municipio li riassegnerà ai vigili, perché il decreto dell'agenzia del demanio che confiscava lo destinava per quella finalità, che non è mai stata rispettata. Solo per questo io volevo un po' dare questi esempi di come il municipio sta agendo, seppur nelle piccole competenze che ha, perché non devono essere solo parole, ma anche fatti. Io ho voluto rappresentare questo. Grazie. Bene. Allora, si conclude qui vuole aggiungere qualcosa, assessore? Lasciamo la parola all'assessore, vuole dare spiegazioni su qualcosa che non è stato detto? No, perché mi chiedevo se è qualcosa che è relativo al caso dell'atto, o parlare all'assessore dell'atto. Buongiorno a tutti, intanto grazie per aver portato questo consiglio nel luogo come la Romanina, grazie ovviamente al Centro Anziani, grazie alla Presidente e a tutti voi consiglieri. Io volevo un attimino, siccome ho sentito parole un po' strane come delega, un attimino chiarire questa posizione sul coinvolgimento degli enti superiori. Non è assolutamente nessuna delega quella di cui la Presidente parlava prima e quella che è il lavoro di questa Giunta. È interfacciarci con loro e farli intervenire e far sì che ognuno faccia la sua parte, perché è necessario il coinvolgimento degli enti superiori, è obbligatorio, perché l'iter amministrativo che porta all'abbattimento di una villa, di un muro, di una casa, di quel che sia, è farraginoso. È difficile e soprattutto comprende alcune attività che devono fare altri enti superiori. Ed è singolare che un parlamentare della Repubblica scriva al municipio chiedendo di intervenire sull'abbattimento di una casa. Questo dimostra che probabilmente questo parlamentare neanche ha conoscenza dell'iter amministrativo necessario per arrivare all'abbattimento. E questo ci fa pensare, ci fa anche un po' preoccupare, perché le leggi le fanno all'interno del Parlamento. Se l'iter amministrativo per portare all'abbattimento di una casa abusiva è farraginoso e deve essere cambiato, devono essere cambiati con leggi nazionali. È in quei luoghi che bisogna lavorare per fare delle nuove leggi. Il municipio è l'anello, l'ultimo anello, probabilmente il più debole, di un intero processo, di un intero iter che porta all'abbattimento.
E per questo è necessario, essendo l'anello di un'intera squadra, è necessario che ognuno faccia la sua parte. Noi non stiamo delegando niente a nessuno, il municipio sta facendo la sua parte, ha già fatto la sua parte. Negli anni scorsi non verrà mai stato in municipio un appalto di sgombero di munizioni, noi lo abbiamo fatto con le poche risorse che abbiamo avuto l'anno scorso, lo stiamo facendo anche quest'anno con molte più risorse rispetto all'anno precedente. L'anno scorso siamo partiti dai bambini, siamo andati a sgomberare delle scuole, questo perché è fondamentale partire da una rivoluzione culturale che parta dai bambini. Se i bambini cominciano a vedere la presenza dello Stato anche nei luoghi a loro dedicati, rigenerando, portando via quel degrado che c'è all'interno delle scuole, si comincia a insinuare all'interno del tessuto sociale, partendo dal basso, quella presenza dello Stato che fa sì che ci si renda conto che il territorio è di tutti. Quindi è per questo che ci rivolgiamo agli organi superiori, non certo deleghiamo, il municipio farà la sua parte e non ne sta facendo. Ed ecco, se negli anni scorsi a livello nazionale si fossero preoccupati un po' più dei cittadini e un po' meno delle banche, magari oggi staremmo un passo un po' più avanti. Grazie. Allora, passiamo alla parte successiva, e c'è la presentazione dell'atto, ma prima devo nominare gli scrutatori di oggi, che saranno il consigliere Giannone, la consigliera Vitrotti e il consigliere Ciancia. Ah no, dei Vitrotti dell'opposizione. Tributi, Ciancia no. Allora, grazie Presidente, e intanto ringrazio il Centro Sociale Anziani per averci ospitato, grazie anch'io. Allora, intanto permettetemi di aprire la presentazione di questo atto con un brevissimo incipit. Intanto condividiamo come Movimento 5 Stelle e concordiamo con tutti gli interventi fin qui fatti. Probabilmente aggiungiamo anni di scarso interesse politico, è venuto fuori, verso questa piaga della illegalità ci ha portati oggi fino a questo punto. Noi come Consiglio del Municipio VII oggi ci accingiamo a votare un atto condiviso da tutte le forze politiche in rappresentanza quindi di un intero territorio municipale, con cui vogliamo dare proprio un segnale forte di unità, di intenti, di tutta la politica, forte ma allo stesso tempo anche pragmatico. Si apriva il Consiglio con una domanda: quali azioni intraprendere? Con gli interventi che mi hanno preceduto abbiamo chiaro su quali tavoli si debbano quindi trattare questi temi scottanti. Ma noi non vogliamo comunque sottrarci ai nostri obblighi di amministratori. Pertanto con questa mozione desideriamo esprimere degli indirizzi chiari e decisi per fare anche noi la nostra parte. Leggo l'atto perché comunque mi piace condividerlo anche con i presenti. La mozione ha oggetto azioni di contrasto alla illegalità nel territorio del Municipio VII. Premesso che sono già operativi presso i municipi di Roma e Capitale gli osservatori territoriali per la sicurezza in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, istituiti con protocollo d'intesa tra Prefetto di Roma, Sindaco di Roma Capitale, Questore di Roma, Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Direttore della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 9 gennaio 2017, e che l'articolo 2 del predetto protocollo è ben definita la composizione dei partecipanti, che negli ultimi anni è emerso un consolidamento delle mafie tradizionali a Roma e nel Lazio,
che il 20 novembre del 1991 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie approvava la prima relazione sulla penetrazione mafiosa nella capitale e nel Lazio. Nel testo si legge: per quanto concerne la città di Roma, vari fattori hanno consentito alla criminalità organizzata di stampo mafioso di insediarsi ed operare con relativa tranquillità. La posizione geografica centrale, la vicinanza con zone dove è più consolidato l'insediamento mafioso, in particolare la Campania, la presenza di importanti centri del potere economico, finanziario e politico, la dimensione dell'area urbana della capitale, che rende meno agevoli i controlli delle forze dell'ordine e garantisce una più facile mimetizzazione. Come si legge nel secondo rapporto Mafia nel Lazio, è dunque fra gli anni 70 e metà degli anni 90, come testimoniano i documenti consultati, che si sviluppano e articolano gli insediamenti criminali delle mafie tradizionali nella regione. I boss di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra arriveranno nel basso Lazio e nella capitale come latitanti o in fuga da guerre di mafia, in corso nelle loro regioni d'origine, ma non senza una strategia criminale, ovvero l'espansione dei propri affari scegliendo la capitale e la regione come terra di investimento privilegiato. Nel terzo rapporto Mafia nel Lazio, curato sempre dall'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, è risultato evidente che le attività di alcuni clan autoctoni, tra cui Fasciani, Spada e Casamonica, sono detentori del potere su interi territori, quartieri della città, e le attività prevalenti risultano essere quelle del controllo delle piazze di spaccio gestite H24 sul modello Scampia dalla criminalità romana, che sta diventando luogo di assunzione del metodo mafioso. Il municipio VII non è esente da questi fenomeni, ma rappresenta anzi un territorio ad alto rischio in cui vivono e svolgono le proprie attività alcune di queste famiglie criminali. Considerato che la territorialità è indubbiamente uno dei principali punti di forza di questi clan, tra cui Casamonica, da decenni il clan ha infatti occupato il quartiere Romanina, dal 1970 al 1990 lascia il clan Casamonica in Villa di Lusso con marmi a vista e spazio sfacciato, fortificato all'interno con recinzioni e videocamere. Nell'agosto del 2015, in occasione del funerale di Vittorio Casamonica, tutti hanno potuto vedere lo sfarzo del lusso che il clan ha voluto mettere in scena. In quella giornata, nel quartiere Don Bosco, dominato non solo lo sfarzo, ma soprattutto l'arroganza del clan, quasi a voler dimostrare a tutti di essere i padroni della città, lontano dal rispetto delle regole e dai limiti della legalità. Tenuto conto che il 1 aprile 2018, all'interno del bar Roxy, via Barzilaria, si è verificato un vero e proprio raid ai danni della prima di una cliente del bar, picchiata e presa a cinghiate, e poi del gestore del bar. La violenta aggressione seguita dalla distruzione del locale non è rimasta impunita a seguito della denuncia presentata dal gestore del bar. Le indagini hanno portato all'arresto di alcuni appartenenti al clan di Casamonica. A seguito del vile e violento atto, diffusasi la notizia, dopo un mese e più si è costituito spontaneamente un cordone di solidarietà e vicinanza nei confronti dei gestori del bar e della ragazza picchiata. Considerato ancora che compito delle istituzioni di prossimità è anche quello di lavorare al fianco di comitati, associazioni e della cittadinanza tutta al fine di analizzare le problematiche presenti nei territori e concordare le risposte, che la battaglia per la legalità vuol dire anche riapertura e riconsegna di luoghi che sono della democrazia e dei cittadini, come è avvenuto per la villa confiscata di Casamonica e assegnata all'Associazione Genitori Soggetti Autistici, che ha vinto un bando promosso dalla Regione Lazio. La villa unifamiliare presente nel nostro municipio in via Rocca Bernarda è stato sgombrato dalla Questura di Roma il 21 febbraio 2017 ed è passata subito al patrimonio della Regione Lazio, che ha così potuto emanare il bando pubblico di assegnazione rivolto ad associazioni e cooperative sociali. L'allora ex municipio X, attraverso un lungo e difficile lavoro integrato tra istituzioni, ASL, mondo associativo e cittadinanza, recuperò uno stabile in via Torre di Morena, confiscato al clan dei Senesi, che ancora oggi ospita una casa famiglia per ragazzi con disabilità, che con l'aggiunta del municipio VII, in data 11 luglio 2017, ha manifestato l'interesse all'utilizzo di un bene sequestrato alla mafia, sito in via Poggi d'Oro 35, e che lo stesso è stato consegnato al municipio VII in data 15 settembre 2017 per essere riqualificato ed essere reso disponibile per la realizzazione di una casa per la semi-autonomia,
con mozione numero 8 del 2018. Ritenuto inoltre che la cultura della legalità passa anche attraverso costanti azioni di sensibilizzazione nei più giovani affinché un modello valoriale basato sulla legalità e sull'ascolto diventi il modello a cui le nuove generazioni continuino ad ispirarsi. È necessario rafforzare il rapporto con la cittadinanza e la presenza sul territorio di forze civiche positive al fine di creare baluardi di legalità che sottraggano terreno alla illegalità e suscitino consapevolezza diffusa della presenza delle istituzioni e allo stesso tempo azioni condivise per emarginare e sopprimere con più forza atti violenti, criminali e criminogeni. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio Roma VII impegna la Presidente a mettere in campo tutte le azioni necessarie per agire sul ripristino della legalità nelle materie di competenza del Municipio, in particolare in tema di abusivismo edilizio e commerciale, a informare il Consiglio del Municipio circa gli esiti del lavoro dell'Osservatorio Territoriale per la Sicurezza ogni volta si ritenga necessario e quando ciò non contrasti con gli obblighi di riservatezza richiesti dall'autorità e tenuto conto della sensibilità degli argomenti trattati, a individuare ulteriori immobili tra quelli confiscati alla mafia da destinarsi alla realizzazione di progetti socioculturali, ad investire nelle periferie al fine di riqualificare i territori creando spazi di aggregazione quali piazze, parchi, eccetera, e nel promuovere eventi sociali mirati alla sensibilizzazione dei giovani verso la legalità tramite percorsi informativi e dibattiti nelle scuole. Volevo sottolineare che questo atto è stato preparato congiuntamente tra le forze politiche e anche praticamente, per cui in calce sono riportate le firme di tutti i gruppi rappresentati in nostro consiglio. Volevo infine esprimere la nostra solidarietà a chiunque abbia subito soprusi e ingiustizie. In particolare esprimiamo il nostro apprezzamento per l'atto di coraggio dimostrato dai nostri concittadini del Bar Proxy, atto che oggi rimarchiamo ma che dovrebbe diventare la normalità di un paese civile. Grazie. Allora, interventi? Ci sono interventi? Consigliere Giuliano? Salve, allora, grazie Presidente, Giunta, consiglieri, centro anziani, accoglienza, tutto. Vorrei utilizzare questi 10 minuti per uscire un po' fuori dal coro, perché mi viene la sensazione di dover comunque, ogni volta che succedono dei fatti di questo tipo, trovarsi a fare le cose d'uopo, cioè quelle di consuetudine, quelle che appunto dove uno appunto si lamenta, dice che siamo tutti d'accordo, eccetera, eccetera, come un protocollo formale, siamo tutti vicini, però poi non riflettiamo oltre, non andiamo oltre, ci soffermiamo al momento, perché tra qualche mese tutto è passato, ognuno torna al suo ruolo, ognuno torna al suo interesse, la politica anche, perché se non fosse così avremmo fatto dei passi in avanti, no, negli anni. Per cui mi rendo conto che quando succedono queste cose e si fa e si mette luce sulla periferia è la cosa più semplice. Quando appunto si fa l'abbinamento abusi periferia, no? Perché i Casamonica sono qui in questo quadrante, è la cosa più facile, ma di abusi non ce ne sono, solo quelli dei Casamonica. Il nostro municipio ha un abuso gigantesco, che è quello che sta,
che è Cavicchi, è una realtà, ma lo dico non perché abbia qualcosa in contrario verso di loro, lo dico perché quando si individua, porto a esempio questo passaggio, perché quando si individua un procedimento sbagliato, la politica, le istituzioni non intervengono affinché questo passaggio sbagliato possa essere modificato. No, che cosa fanno? Trovano una soluzione, addirittura un accordo di programma, addirittura un print industriale, si è mai sentito? Però andiamo, quindi, a giustificare 65.000 metri quadri di abuso. Però poi dopo ci sono le persone che lavorano, ci mancherebbe altro, però poi quando succede qualcosa, beh, l'abuso di Casa Monica. E quindi a volte facciamo degli interventi che non sono dei palliativi, non risolvono. Bisognerebbe avere un quadro d'insieme, cioè noi non siamo riusciti, lo dico come istituzioni generali, a risolvere il problema dei campi nomadi. Non siamo riusciti ad intervenire, neanche a mettere le forze dell'ordine per poter dire, per fare un controllo, non per fare chissà che cosa, perché poi ci lamentiamo di roghi, no? Che ci sono, perché comunque non c'è un controllo, e quindi se non c'è un controllo lì, come facciamo a controllare un quadrante come questo? Perché è di controllo che si deve parlare, di presenza, di una visione d'insieme successiva, cioè le cose si programmano non in un mese, in 5 anni, in 10 anni si interviene su un quadrante come questo. E probabilmente la Romanina è un quadrante che non ha mai dato interesse, o diciamo che, vedendo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, non si è mai permesso di intervenire probabilmente. Quindi si sono anche bloccate alcune iniziative, che poi dirò perché sono bloccate alcune iniziative, non hanno reso questo quadrante vivibile come una periferia, diciamo, dovrebbe essere. Ci sono delle non volontà. La parola volontà è una parola importante. Se si ha volontà, le cose si fanno, si programmano e si perseguono, e un risultato arriva. Poi probabilmente a distanza di tempo questa volontà scema. Si parla appunto di legalità, ci riempiamo la bocca con la parola legalità, ma non abbiamo gli strumenti per poterla comunque far rispettare. Io quando sento che nel nuovo governo ci sia, capito, la nascita di un ministero per, no, gli invalidi, per le persone che hanno appunto problemi eccetera, tanto di cappello, ma io farei anche un ministero che si dovrebbe chiamare legalità rispetto a delle regole, perché le regole di legalità non la rispetta più nessuno, cioè non c'è più il senso civico, la gente fa nell'immaginario collettivo come gli pare. Però poi diciamo che dobbiamo fare, no? Andiamo nelle scuole a fare, si serve tutto, serve sequestrare, serve comunque intervenire, dedicare, a collegare, creare, va bene, ma sono tutti pezzetti che messi lì non riescono a fare il 10, 15, 20% del problema. E allora uno dice, perché comunque rendetevi conto di un fatto, e quando ci sono degli spazi liberi, quando un problema non viene risolto, qualcuno lo occupa quegli spazi. E come per esempio il problema della casa a Roma, non si risolve il problema della casa a Roma, degli alloggi, bene, c'è stato chi occupa, è ovvio, però non è che c'è stata un'occupazione, una o due, ce ne sono 110 a Roma d'occupazione, però tutto, noi non ne sentiamo parlare come se non esistessero, solo quando qualcuno accende il riflettore, no? Sul problema. E così oggi qualcuno, è successo un fatto, accendiamo il riflettore sul problema Casa Monica e Romanina. Quindi se la politica non occupa quello spazio di interesse, qualcuno poi farà come gli pare, e la colpa è delle istituzioni tutte, né più e né meno, non è che c'è qualcuno che si può esimere da questo.
Io penso che un argomento importante da aggiungere, condivido tutto quello che è scritto ovviamente, perché mi viene da ridere se qualcuno potesse dire che ha un pensiero diverso da quello che c'è scritto qui, è ovvio. Però io vorrei utilizzare questi altri 2-3 minuti per dire appunto che c'è qualcosa che può essere utile. L'amministrazione municipale fa quello che può fare, e questo lo vediamo anche con i piccoli mezzi che ha, che cerca appunto di essere presente sul territorio. L'amministrazione comunale ha un altro tipo di strumento importante, che è l'urbanistica. Ma voi dite, che cosa c'entra l'urbanistica? L'urbanistica è quella scienza esatta di come dovrebbe essere la città. E se tu a un quadrante come Romanina non prevedi delle funzioni, non prevedi una piazza, lo diceva qualcuno, non prevedi quegli spazi di aggregazione e di vivibilità, non ci sarà mai una vita in un quadrante periferico come la Romanina. Quindi l'urbanistica non è che tu la fai in un giorno, l'urbanistica è il quadro, quello, la visione d'insieme lo fai progettandolo. Nel piano regolatore, non è che serve a me difendere un sindaco, io ne sono ben distante, ma nel piano regolatore che fu approvato erano previste le famose centralità in ogni municipio, e qui c'era la centralità di Romanina. Poi lasciamo perdere che è stata modificata, cambiata, perché poi gli interessi superano, no? Le esigenze, l'economicità vince l'interesse comune, e quindi poi hanno fatto di quella centralità un vandalismo, e infatti non è mai andata avanti, non si è mai, diciamo, messa in piedi. Io che comunque come consigliere, diciamo, di Fratelli d'Italia ho votato contro quella centralità che aveva modificato la sua funzione, ok? Però nessuno poi ha fatto carte false per far sì che questo quadrante potesse avere una centralità come era giusto che fosse. E quindi poi è come se noi avessimo portato qui, no? Un ministero, delle funzioni, cioè la gente che vive, ma sta gente, i cosiddetti Casamonica, ma come si sarebbero mossi in un quadrante dove la vita era forte, dove c'era, capito, dove non c'erano solo centri commerciali, c'erano anche le attività, perché poi noi con i centri commerciali andiamo ad accentrare, capito, delle socialità che comunque sono parziali, sono momentanee, ti incontri, ti saluti, prendi il caffè e te ne vai. Sono passati 14 minuti. Sì. Però io ho quasi finito, anzi ho finito dicendo. Quindi riflettiamo su quello che sarebbe utile dal territorio, perché noi viviamo al territorio e conosciamo le caratteristiche e le esigenze. Di portarlo alla parte, diciamo, di Roma capitale, perché comunque ci rappresenta, ma di spingere il tutto verso le dovute istituzioni, perché comunque non possiamo esimerci dal fatto che, come si dice, alcune cose si fanno con i finanziamenti, si fanno con delle leggi, si fanno con uno schema chiaro, capito? Però dobbiamo tutti andare dalla stessa parte, perché se qualcuno non rispetta la legalità, questo succede, non ci possiamo lamentare. Grazie. Ho finito, Presidente. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Rinnovo i miei ringraziamenti a Giunta, Presidente e colleghi consiglieri. Però questa volta appunto discutiamo della mozione che abbiamo voluto
portare in questo consiglio straordinario, perché il Partito Democratico, come diceva prima, ha collaborato ampiamente alla stesura di questo atto e perché lo ha volutamente e fortemente voluto portare in discussione oggi. E quindi mi atterrò soprattutto a quello che abbiamo deciso di scrivere, perché poi penso che le parole non sono non hanno, diciamo, una, non vengono messe a caso. E quindi se usiamo un linguaggio e decidiamo di dire in questo luogo alla Romanina oggi, a seguito dei fatti che sono avvenuti, determinate cose, vuol dire che quel senso di consapevolezza di cui parlavo prima, da parte della cittadinanza, da parte della politica, oggi abbiamo voluto sancirlo dentro questo atto. Dico questo perché noi inseriamo degli elementi, inseriamo quanto è emerso dentro un atto della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, che nel 1991 approvava la prima relazione sulla penetrazione mafiosa della capitale e nel Lazio. Decidiamo di inserire quanto viene elaborato e scritto nel secondo e nel terzo rapporto mafie nel Lazio, curato appunto dall'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. E decidiamo di dire che nel nostro municipio questi fenomeni non sono esenti. Non ci ricordiamo, anzi, decidiamo di ribadire, cosa che vi assicuro, io però qui chiedo, visto la presenza della Presidente Rossi, noi non sapevamo fossero operativi questi protocolli. E allora, e mi dispiace, perché credo che questa è un'informazione che deve avere tutta, maggioranza e opposizione, perché c'è un accordo importante, un protocollo d'intesa importante firmato il 9 gennaio del 2017 che, come abbiamo scritto, istituisce appunto degli osservatori territoriali che funzionano in supporto all'attività del Comitato Provinciale. Un protocollo che ha visto le firme importanti del prefetto di Roma, del sindaco di Roma Capitale, del questore, del comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, del comandante provinciale della guardia di finanza, il direttore della polizia locale della città metropolitana di Roma, e penso che dà quella centralità giusta. Per questo credo che sia importante capirne la funzione, che cosa ha fatto fino ad oggi ad esempio, perché mette anche i municipi all'interno di questa esperienza e gli dà la possibilità di interfacciarsi, già lo si fa all'interno dei tavoli per la sicurezza, ma credo che sia un'ulteriore opportunità per dare alle realtà territoriali una voce e anche, diciamo, rapportarsi con le realtà e quei soggetti interistituzionali diversi a cui faceva riferimento anche prima, per esempio, l'assessore. Dico questo perché poi non credo sia utile dirci oggi quello che non è stato fatto, che le competenze dei municipi sono poche, che il messaggio, diciamo, che dobbiamo lanciare è quello di chiedere di più o di dire, rilanciare su chi è più abusivo addirittura. Cioè, abusivi Casa Monica ma pure gli italiani, non credo che sia questo un messaggio giusto. E credo che nessuno, però, l'ho detto all'inizio, oggi si può dire che niente è successo nella nostra città. Però non credo che oggi le rassicurazioni che vengono da un contratto che ci viene oggi qui in parte anche letto, diciamo, aiutino tutti noi a gestire il fenomeno, perché bastassero quattro cose scritte e tutti saremmo più tranquilli. Oggi noi chiediamo, per esempio, infatti, di conoscere l'operatività di quel tavolo, ma non per farci una polemica politica, per capire se è giusto, se funziona, se si può migliorare, e vista la finalità e l'obiettivo che tutti ci stiamo dando, cioè cercare di arginare un fenomeno che ha visto violenza e soprusi sul nostro municipio, poi ci vogliamo mettere che nel corso degli anni ci possiamo mettere di tutto. Però non staremmo, cioè stiamo alla polemica politica, non all'obiettivo che abbiamo detto di darci tutti insieme. Vado avanti sempre con l'atto, perché quando
decidiamo di inserire che una gestore di un bar e una cliente del bar sono stati picchiate e prese a cinghiate, gestori di nazionalità rumena, e decidiamo di dire che quello è un atto coraggioso, noi scriviamo una cosa importante, e decidiamo di dire che quello è l'esempio. Se vediamo le denunce che sono state esposte, ce n'è una su questo municipio, di un barista. Quella denuncia ha pagato, perché come è successo per il bar, quelle persone sono state arrestate, sono state avviate delle indagini, e su questo invece di dire che manca sempre qualche cosa per le forze dell'ordine, dovremmo, come ha fatto qualcuno, ringraziarle, perché poi è vero, dell'esiguità delle risorse e delle risorse economiche ed umane che hanno, comunque fanno un lavoro importante per i nostri territori. Se decidiamo ancora di dire, come è giusto, la battaglia per la legalità fatta, lo ricordavo prima, dalla Regione Lazio, quindi riportiamo qui gli esempi, via di Rocca Bernarda, via di Dore Morena, qualcuno raccontava quello che non è andato. Sì, sappiamo che qualcosa non è andato, è ovvio che qualcosa non è andato, è ovvio che dei correttivi vanno, ma siamo, guardiamo avanti o guardiamo indietro? Decidiamo, perché altrimenti l'obiettivo lo riperdiamo di nuovo. E quando decidiamo, anche oggi apprendo, e sono felice, io non lo nego, se le cose sono fatte bene, non ci facciamo una polemica, ma anche qui sapere che è stato individuato un luogo, via Poggidoro 35, in cui è stato manifestato l'interesse all'utilizzo di un bene sequestrato appunto alla mafia, e si decide di farci una casa per la semiautonomia, ricordando giustamente la mozione che è stata votata in Consiglio, non possiamo fare la polemica con la Regione Lazio, perché quella, la proposta di poter inserire delle case di semiautonomia in alcuni luoghi deriva da una legge regionale che era numero 11 del 2016. Dobbiamo mettercela così? Ci serve? Ci serve? Non credo. Sì, Zingaretti, consigliere. Vedo che lo ripete spesso. E vado alla conclusione, perché, ripeto, quello che abbiamo deciso di dire insieme è molto più importante. Quando pensiamo che sia necessario e opportuno tutti ricostruire, riallacciare un rapporto con la cittadinanza e anche cercare di fare una rete con tutte le forze civiche positive, vuol dire riprendere, almeno io me la sono immaginata anche così, una stagione importante che invece c'è stata a Roma, che se proprio le dobbiamo dire tutte non ci possiamo noi fare carico solo di quello che ci fa comodo, perché a tutti noi fa piacere raccontare le cose positive, però appunto questa città è tanto, ha tanto, non è stata non è nata in due giorni, e per esempio oggi siamo il centro anziani della Romanina, che qualcuno mi faceva notare alcune foto probabilmente di un'inaugurazione fatta nel 2002, qui vedo Guido Amadio che in quel periodo coordinava e ha coordinato un lavoro importante per questo territorio. Cioè oggi siamo qui perché quella stagione, probabilmente diversa, probabilmente seguita da un momento con una finanza pubblica molto più vivace e anche più solida, eravamo dietro al periodo del giubileo, potevano essere occasioni le Olimpiadi, la dico così, per far pure io un po' di polemica, però forse bisognerebbe ragionarci sui no. Quel periodo lì ha visto la città di Roma e anche le periferie di questa città conoscere una espansione e una riqualificazione importante. Questo centro anziani viene da quella stagione lì, da quella richiesta pressante ma necessaria e oggettiva da parte di una cittadinanza che voleva un punto di aggregazione. Tempo scaduto. Veramente erano le 11, sono le 11. Erano le 11.02, sono le 11.12. Mi avvio alla conclusione. Grazie. Quindi dicevo, se quella stagione c'è stata, non buttiamo tutto e cerchiamo di guardare con occhi anche oggettivi, sinceri, quello che abbiamo ereditato, poi su quello che c'è di male ci lavoriamo, e oggi rinnoviamo la disponibilità a lavorarci insieme. Quando
parliamo di fondi per le periferie, poi leggere che il Comune di Roma ha solo un progetto su 120. Non ci possiamo mettere a discutere sul chiederle un euro in più, anzi dobbiamo essere attenti che quel contratto che dice oggi che c'è una nuova vitalità su Roma Capitale, dobbiamo spenderli bene quei soldi, perché non ne abbiamo, quindi quelli che abbiamo li dobbiamo investire nel modo migliore possibile. Quindi mi auguro che i nuovi legislatori sappiano fare questo, non solo prendere i soldi ma gestirli ed investirli bene. E quindi penso che, partendo da questo atto che chiede, prima l'hanno già letto, ma insomma, di dare anche un messaggio importante, perché il municipio non è vero che non conta nulla, perché se è così ce ne dobbiamo andare, non ci dobbiamo più riunire, e la Presidente Lozzi diventerebbe una persona più debole oggi se uscissimo da qui dicendoci che noi possiamo fare poco. Sì, è vero. E invece poi giustamente ci avete raccontato che questa giunta nel suo piccolo ha deciso di fare alcune cose. Allora, delle due l'una, però. Allora, o ci mettiamo oggi tutti intorno a un tavolo e siamo consapevoli delle difficoltà e cerchiamo di andare tutti dalla stessa parte, oppure ci manterremo, diciamo, fermi a una polemica politica che non ci appartiene. Il gruppo del Partito Democratico vorrebbe stare dalla parte invece di chi questa battaglia la vuole combattere, e sta dalla parte di chi ha deciso oggi di firmare questo atto, quindi tutti, e di lavorare accanto a quelle forze civiche positive che ci sono nel nostro territorio e nella nostra città. Grazie. Altri interventi? Quindi il pubblico potrà intervenire, io sarò brevissimo, anche perché sono già intervenuto nel dibattito precedente, e magari per ribadire qualche cosa. Diciamo che nella mozione l'abbiamo firmata tutti, e chiaramente quello che io ho già detto in precedenza viene tutto quanto riportato nella mozione. Ho detto, abbiamo firmato tutti i gruppi politici, cioè anche io come Forza Italia ho firmato questo documento. Ma diciamo che oggi non era proprio il giorno più adatto per le polemiche. Io ho evitato assolutamente nel mio intervento di polemiche politiche, di contrapposizione politica, perché oggi, qualcuno ha detto, è il 23 maggio 92, è una mobilitazione che noi facciamo qui per la Romanina, e rispetto a questo, ecco, voglio dire, il discorso unitario è forte rispetto al contrasto all'illegalità, doveva far sì che si assolutamente dovevano evitarsi polemiche. Comunque io dico e spero che questo discorso della mozione unitario su questo contrasto all'illegalità dia anche, sia di significato e dia anche risultati. E io dico che comunque, quando la Presidente dice che i poteri sono pochi, purtroppo i poteri sono pochi, io che sono consigliere da tanti anni ricordo che le battaglie per il decentramento le abbiamo fatte tutti i consiglieri, indipendentemente destra, sinistra, centro, ma purtroppo il Comune di Roma si è sempre rifiutato, tutti i consiglieri, indipendentemente anche queste dalle forze politiche, tutti quanti non hanno mai condiviso che poi siamo l'ente di prossimità a cui si rivolge la gente vuole da noi dei risultati, vuole da noi risposte, e questo poi ci porta ad avere difficoltà proprio nei rapporti con le persone. E io ho detto invece che il discorso di creare un fronte comune con la gente è virtuoso, vincente rispetto alla lotta alle criminalità. Però Presidente, io non so, rispetto all'osservatorio,
non c'è stata, non c'è un'attenzione invece che io penso necessaria. Io voglio leggere l'articolo 2 del protocollo, che è brevissimo. L'osservatorio presieduto e coordinato da un dirigente della carriera prefettista è composto dal presidente, dal direttore e da un rappresentante di ogni municipio, dal presidente, dal direttore e da un rappresentante del municipio, dal dirigente di pubblica sicurezza, dal comandante dell'arma dei carabinieri, guardia di finanza, gabinetto del sindaco e, importante come ho detto, con ruolo di intelligence, perché conoscono più di tutti il territorio, dai gruppi di polizia, di polizia locale di Roma Capitale. E poi dice, nella fase tecnico-operativa presieduta dai dirigenti dei commissariati possono altresì essere invitati a partecipare a rappresentanze di cittadini o di categorie rilevanti al fine della discussione e approfondimento di specifiche problematiche. Chi c'è nell'osservatorio? Ci siamo noi, perché ci siamo noi attraverso il nostro presidente, ci siamo noi attraverso il direttore, ci siamo noi attraverso un rappresentante di ciascun municipio. E voglio dire, è qui che deve uscire fuori il ruolo di confronto, il ruolo di collaborazione fra le forze politiche, fra i cittadini, fra le associazioni, i comitati di quartiere, le istituzioni e le forze di polizia. Questa collaborazione in questo osservatorio è fondamentale, perché nell'osservatorio ci siamo tutti e lì, qui c'è un discorso di decentramento rispetto a questo, e questo deve essere con forza portato all'attenzione. Io penso, Presidente, che pochi conoscono questo osservatorio, invece in questo osservatorio deve crescere la condivisione, la collaborazione dei cittadini con l'istituzione. È in questo che noi dobbiamo fare un contrasto, perché chiaramente c'è la polizia che poi dovrà agire, non è che la Presidente del Municipio Brasiliano va a combattere, però c'è il ruolo del territorio, è un ruolo, io penso, importante, e questo deve essere portato avanti e deve essere condiviso con il comitato di quartiere qui di Romanina, per la Romanina. Poi, come ha detto qualcuno, quando ha detto non solo oggi, gli abusi non ha fatti solo Casa Monica, di abusi siamo pieni, ma anche che dobbiamo giorno per giorno essere mobilitati rispetto a questo. E poi le altre cose che riguardano l'osservatorio, io già l'ho detto, la sensibilizzazione dei giovani, il creare spazi aggregativi con forza sulla Romanina, la piazza, manca una piazza, il nostro parco della Romanina deve essere illuminato. Io spero che dopo la sollecitazione che io ho fatto più volte in sede di commissione, ho detto in precedenza, c'è una nota del dirigente, io l'ho portata, no, voglio dire, poi risulta dagli altri, l'ho portata più volte, il presidente si era quasi spazientito, il presidente della commissione urbanistica, però perché ho detto che era, che partiva poi da lontano questo discorso, partiva da Lucrezia Romana, dal discorso del consorzio, io non votai, però poi, no, bisogna dire in modo costruttivo, c'è stato da parte del presidente della commissione un interessamento rispetto a questo, ha spinto, e poi c'è stata, come ho detto, e io ho ribadito che non ci devono essere polemiche, c'è stata l'assessore che ha fatto una nota al dipartimento per dare esecuzione a un qualche cosa che io penso sia importantissimo per questo territorio. Perciò, ecco, l'attenzione al territorio, il discorso del darci la mano con i cittadini, questo è importante. E poi quello che finisco l'intervento, quello che poi è i beni confiscati alla mafia, io ho detto prima, dallo sterco deve nascere un fiore, ecco, questo è un discorso sul quale dobbiamo lavorare con il nostro ufficio patrimonio, in modo che si riesca ciò che ancora sta ai dipartimenti a portarlo all'attenzione del municipio, perché si possa dare ai nostri cittadini questi beni con
quella sia la mafia. Ciò che è stato tolto, darlo al servizio. Cioè, questo io penso che sia la cosa più importante e l'insegnamento più importante che possiamo dare anche ai giovani del nostro territorio. Sì? Allora, sì, si era dato il presidente Lozzi per intervenire la discussione. Poi... Sì, vi ricordo che sono anche parte di diritto del Consiglio, oltre che Presidente del Municipio, quindi posso intervenire 10 minuti come qualsiasi consigliere. Eravamo partiti bene, cioè eravamo partiti tutti dicendo non bisogna fare conflitto politico su questo argomento, ma vedo che poi ci siamo scaldati e ognuno ha voluto mettere i puntini sulle i, e allora li metto anche io. L'osservatorio nasce con un protocollo d'intesa tra le autorità che avete ben detto ed è presieduto e coordinato da un viceprefetto. È lui che ha fatto la prima convocazione, quindi non è stato istituito dalla Presidente o quant'altro, e io almeno personalmente l'avevo comunicato a tutti. Le attività che si svolgono all'interno vengono calendarizzate sulla base di istanze o informazioni relative agli argomenti che possono essere trattati all'interno dell'osservatorio, che arrivano dai cittadini ma che non fanno parte di diritto dell'osservatorio, ma in forma di tutela. Perché all'interno dell'osservatorio si prendono decisioni che devono spesso rimanere strettamente riservate affinché si abbia il buon esito finale poi delle soluzioni proposte. Noi ad oggi come osservatorio non ci riuniamo per forza regolarmente ogni mese o quant'altro, ma laddove si rilevano delle criticità. Nell'osservatorio si è affrontata la questione, ad esempio, dell'autotuning in zona Torre di Mezzavia, si è affrontato il problema e si continua ad affrontare quello dell'abusivismo commerciale con un grande contributo di tutte le forze dell'ordine nella delocalizzazione della Tuscolana. I problemi di disturbo alla quiete pubblica, ad esempio in piazza Cesare Baronio. Però devo dire una cosa, che ogni volta che si porta sul tavolo dell'osservatorio una problematica, nell'80-90% dei casi, poi la soluzione definitiva di quel problema arriva sempre in carico al Presidente del Municipio, alla polizia locale e una discreta disponibilità, forse permettendo, delle altre forze dell'ordine. E quindi alla fine le sistemazioni strutturali in Torre di Mezzavia sono state in carico al municipio, la maggior parte dei presidi sulla Tuscolana tranne il primo mese sono in carico alle forze di polizia locale. Quindi poi alla fine il problema che si vede a livello nazionale si vede anche nel piccolo dell'osservatorio, perché non serve mettere al tavolo tutte le forze dell'ordine per risolvere un problema, bisogna dargli gli strumenti. Io non ho mai detto che il municipio conta poco, il municipio è la massima espressione del territorio e conta tantissimo. Ad oggi ha purtroppo poche competenze e pochi strumenti, ma questo non ci ha fermato, eh? Noi tutti i soldi che ci hanno dati li abbiamo investiti in servizi e opere, tutti, il 98,15% dei fondi li abbiamo investiti in servizi ed opere. E la sottoscritta, ancora prima di diventare presidente, stava nel parchetto di via Barzilai, da cittadina, in piena area Casa Monica, a ripulire dalle siringhe e dalle bottiglie, perché prima di tutto siamo cittadini. E quando significa dobbiamo dimostrare di stare vicino ai cittadini, non lo facciamo a parole. Negli interventi di prima ho sentito, soprattutto da una consigliera, dobbiamo essere presenti in prima persona, non dobbiamo delegare perché dire che devono fare gli altri. Beh, quella persona io oggi non la vedo qui in attesa di firmare questa mozione, vedo tutti voi, ma lei ha preso e se n'è andata. Quindi le parole sono parte della politica, dobbiamo tradurle in fatti, perché che continuiamo a dire partiamo dalla Romanina, dobbiamo essere nella Romanina perché io sono presidente di tutto il municipio. Questi problemi ce l'ho da San Giovanni al Vermicino, principalmente nelle periferie. Aree degradate come la Romanina sono anche Gregna Sant'Andrea. In alcuni tratti di Osteria del Curato ci sono intere ville abusive di Casa Monica. Su via del Quadrato ci sono interi insediamenti.
E io dall'anno scorso, quindi ancora prima che scoppiasse questo problema, che ho radunato i miei uffici perché volevo un conteggio completo di tutti gli abusi e capire quali fossero arrivati a iter definitivo per poter procedere, perché io non ho paura. Abbiamo trovato i soldi e andremo a buttare giù tutti gli abusi che riusciremo a buttare giù con quei fondi. Casa Monica e non, perché l'amministrazione, l'azione amministrativa non guarda in faccia chi compie l'abuso. Si deve dare una priorità in base alla gravità dell'abuso. Naturalmente se io costruisco una casa o un muro sul marciapiede avrà una priorità rispetto all'apertura di una finestra. Ma nessuno è esente, perché se noi cominciamo a dire che la legge non è uguale per tutti, siamo i primi noi a legittimare queste azioni. Chiunque di noi commette un illecito amministrativo o un reato, al di là che appartenga a un clan mafioso o no, deve pagare, perché questo significa presenza delle istituzioni. Io ci sono e sono felice di prendermi tutti gli impegni di questa mozione. Sarò lieta di partecipare a tutte le commissioni e raccontare cosa abbiamo fatto nell'osservatorio, quando volete e come volete, se volete anche in forma riservata raccontare al capogruppo le cose che sono in essere. Sono disponibilissima, però non voglio più solo le parole, e chi oggi qui dice dobbiamo essere tutti presenti insieme lo dobbiamo essere fino alla fine. E questo è quello che voglio dire a tutti, perché in primis siamo cittadini di questo territorio. Grazie. Ci sono altri interventi? Ciao. Grazie Presidente, grazie a tutti. Mi dispiace che pensavo fosse l'intervento conclusivo, eravamo partiti con questo intento oggi qua, quello di essere solidali rispetto a un'azione che comunque il municipio ha e può fare. Naturalmente forse c'è stato qualche equivoco dietro qualche parola diversa anche dell'assessore, che ha puntualizzato che il municipio non ha competenze. Il municipio, come ha ben detto, ringrazio il Presidente del chiarimento, ha delle competenze e può proporre delle azioni. Io condivido e ho firmato questa mozione proprio perché nell'impegno al primo punto penso abbia messo due cose molto importanti, quindi il ripristino della legalità nella materia competenze del municipio, in particolare in tema di abusivismo edilizio e commerciale, assolutamente, quindi il municipio su questi due settori ha delle competenze, può esprimere, può fare. Noi abbiamo avuto in commissione due delibere sull'acquisizione al patrimonio di due beni che potevano diventare assolutamente due beni da destinare ai giovani. Uno era in prossimità via della Lega Lombarda, su in alto verso Frascati, l'altro era su via Tuscolana, ma non erano beni confiscati che provenivano da beni confiscati alla mafia, erano beni di privati che potevano essere comunque acquisiti al patrimonio municipale per destinarle ad azioni, come dire, molto molto interessanti. Quindi ripeto, la rivoluzione culturale è una cosa molto importante, l'hanno detto tutti, deve partire dalle scuole. Se noi riusciamo a trovare nel promuovere eventi sociali, l'ultimo punto dell'impegno è quello anche di grande rilevanza, perché se noi riusciamo a trovare delle azioni e delle risorse per promuovere nelle scuole o anche nei centri, dovunque, azioni rivolte alla sensibilizzazione di questo problema, noi è da qui che dobbiamo partire oggi. Cioè, il fatto che io possa portare a vedere al cinema i ragazzi è una questione personale, far vedere 100 passi o altri film molto importanti che ti fanno capire quello che succede in molti paesi del sud, ma anche a Roma, è importante. Però se riusciamo a promuovere delle azioni progettuali è una cosa che
ci nobilita, ci gratifica tutti. Io non scenderei molto nella polemica, perché quando Gabriele è arrivato nella Scala Rossa e ha parlato di questo osservatorio, io lo ricordo bene il periodo in cui ci trovavamo, quindi era un periodo in cui c'era l'occupazione, mi sembra, di alcuni immobili, quindi problemi della casa, quindi un gruppo di cittadini che ha partecipato a quel primo tavolo ha posto dei problemi. Oggi stiamo parlando di una situazione e dovremmo concentrarci su quella, che è di quello che sta succedendo non solo qui alla Romanina, ma in tutto il municipio, in tutta Roma. E quindi io ringrazio uno a uno tutti voi, tutti gli intervenuti, che sicuramente da domani e con ogni azione potremmo finirla di stare in silenzio. Io devo ringraziare veramente i giornalisti, alcuni di questi che veramente stanno sotto scorta per quello che dicono, per quello che fanno, perché è un atto di coraggio stare qui oggi insieme tutti per parlare di soprusi che derivano da alcune famiglie malavitose che esistono nel territorio. Questo dobbiamo dire, noi abbiamo un grande coraggio tutti insieme. Assolutamente penso che nessuna forza politica voglia mettere polemica o mettere puntini sulle i sul fatto di che cosa o di quanto o quali sono le competenze. A prescindere dalle competenze abbiamo un obbligo morale, che è quello di dire: noi non staremo più zitti rispetto a nessun atto illegale che esiste. E non c'è solamente poi l'atto forte, ci sono tante piccole cose su cui ognuno di noi può assumere un comportamento diverso rispetto alla legalità e alla trasparenza. Tutti dicono legalità e trasparenza, però poi negli atti concreti bisogna sempre essere puntuali e precisi. Io mi associo a questo cordone che abbiamo voluto fare in questo pezzo di città, ho firmato, mi sono assentato anche dal lavoro per poter firmare ieri questo atto conclusivo, e ritengo che tutti noi dobbiamo assolutamente ritrovarci insieme in ogni angolo del territorio, perché la presenza e l'impegno civico, come qualche altro consigliere ha sostenuto prima, può modificare e invertire questa terribile situazione che io principalmente vivo nelle scuole, dove l'uso della droga è veramente un qualcosa che mi fa rabbrividire. Ogni ragazzo, io vorrei mettere le telecamere per far vedere i propri figli nelle aule quello che fanno e quello che, a cui sono sollecitati, ma sono dei ragazzi che sono più sfortunati di noi, perché vivono una condizione e un disagio giovanile a cui noi non ci possiamo sottrarre, e dovremmo aiutarli a capire che la strada più bella è quella di fare cose belle nella vita, ce ne sono tante. Portare i ragazzi a vedere Roma e le bellezze di Roma per me è una cosa bellissima, che li distrae assolutamente da quel, rivolgersi sempre allo sballamento. Poi esistono, io non li conosco neppure, ma situazioni così brutte che ha centrato, e la ringrazio moltissimo, la giornalista di Repubblica, Angeli si chiama, che io veramente non sapevo, non potevo immaginare minimamente che ragazzi così piccoli diventavano i corrieri, che vendevano a sua volta. Cioè, questo non lo dobbiamo permettere più, dobbiamo controllare bene i nostri figli, i nostri nipoti, perché in ogni angolo può esserci quell'aspetto che poi si traduce in un degrado generalizzato e non ci permette più di tornare indietro. Grazie a tutti, mi scuso se sono stato lungo sull'intervento, Presidente. Altri interventi? Se non ci sono interventi, ditemi voi, perché possiamo chiudere la discussione. No, il pubblico alla fine. No, se no devo interrompere il consiglio. Allora, intanto votiamo l'atto, perché penso che l'atto non ci siano, altri interventi. Io ricordo che alla fine del, alla fine è possibile un intervento del relatore, della giunta di nuovo, della giunta dell'assessore, e poi si passa all'interazione, quindi questo è
andiamo avanti con le dichiarazioni prima. Grazie Presidente, consiglieri, pubblico. Allora, io parlo in qualità di Presidente della Commissione Commercio. E la situazione del commercio sul nostro territorio penso che sia ormai alla vista di tutti. È una situazione dove c'è e c'è sempre stata una assoluta anarchia. Quello che si sta cercando di fare per contrastare appunto l'abusivismo commerciale è cercare di applicare quelle norme, quelle regole restrittive, ma bisogna farle rispettare. La problematica che noi abbiamo affrontato, che è molto difficile comunque da risolvere, è il discorso del controllo sul territorio. Io ho partecipato in qualità di Presidente della Commissione Commercio ad una riunione di questo osservatorio per l'occasione appunto della Tuscolana, per la delocalizzazione delle bancarelle sulla Tuscolana, e vi posso garantire che non è facile coordinare delle forze dell'ordine dove in ognuno ci sono delle problematiche di risorse umane, di risorse economiche. Quindi io faccio un plauso alla Presidente che è riuscita, nonostante tutto, a cercare di ottenere comunque delle azioni che comunque hanno permesso di realizzare quella famosa delocalizzazione che ad oggi ancora tiene. Si è parlato di silenzio. Guardate, il silenzio molto spesso esercitato dai cittadini è un silenzio che è generato dal silenzio delle istituzioni. Quando un cittadino non si sente tutelato, non parla, non agisce, non esercita l'azione di cittadino, non esercita i suoi diritti. Si è parlato della cultura della legalità. Ecco, questo è quello che noi dovremmo fare, è in qualità di cittadini e soprattutto in qualità di amministratori. Cioè dobbiamo cercare di instillare nelle giovani generazioni, ma anche no, anche diciamo nelle generazioni della mia generazione e anche quella precedente alla mia, cercare di inculcare sempre e comunque che i principi fondanti della nostra società sono importanti e non vanno barattati con nulla. Ovviamente da parte di chi amministra ci deve essere comunque una promozione proprio a questo tipo di sensibilizzazione. Coraggio, queste sono le parole che mi sono appuntata, proprio che mi hanno colpito e che sono poi il fulcro di tutto ciò di cui oggi abbiamo parlato. Coraggio, coraggio prima di tutto da parte delle istituzioni. Guardate che mettere in pratica le norme ci vuole un senso di coraggio, veramente. Parlo in primis perché quando si devono applicare le norme e ti batti affinché queste siano applicate, a volte vai incontro anche a minacce e anche abbastanza pesanti. Quindi sta poi nel come un amministratore, un politico, un consigliere, eccetera, come riesce veramente ad affrontare a testa alta queste difficoltà, senza aver paura, o perlomeno avere paura, ma avere il coraggio di superare questa paura. Quindi coraggio
non posso chiedere a un cittadino di trovare quel coraggio di denunciare, di affrontare, se non è prima la politica che ha il coraggio di affrontare certe tematiche. Perché io sono politico da pochissimo, ma come cittadino ho osservato quello che hanno fatto i politici e vi posso dire, perlomeno quello che ho sempre riflettuto io, i politici fino ad oggi non hanno avuto gran coraggio. Belle parole, begli eventi, riunioni in cui si parlava tantissimo facendo delle orazioni stupende, ma ai fatti al cittadino non è arrivato nulla. Il cittadino si è sentito sempre solo. Quindi alzare la testa significa che non è... Cioè il discorso è che c'è una sorta di corresponsabilità, è da parte del cittadino ma soprattutto da parte delle istituzioni. Per poter alzare la testa si deve lavorare insieme. Io oggi devo fare un applauso a tutti i miei colleghi consiglieri perché ci troviamo tutti uniti su un tema. Poi possiamo anche avere delle divergenze di metodo per risolvere un problema. Però abbiamo tutti questa volontà insieme di cercare di trovare una strada condivisa, ma questa strada condivisa lo deve essere anche con i cittadini, insieme dobbiamo lottare, quindi non bisogna lasciare quella famosa delega al politico, pensateci voi, cioè qui dobbiamo camminare insieme. Grazie. Ci sono altri interventi? No. Allora, intanto chiudiamo la votazione. Chiudiamo. Allora, io ricordo al pubblico che dopo la votazione dell'atto si potrà esserci. Ci potranno essere i vostri interventi, quindi dovrete ascoltare. Perché come Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici abbiamo toccato diverse cose, diversi aspetti, a cominciare da quello che è l'illuminazione del parco di Romanina, e diciamo che è fondamentale per un discorso di legalità, anche a partire da quello che abbiamo implementato alcune soluzioni, fare i percorsi giusti, quindi realizzare questa illuminazione, che è una necessità, che è un bisogno espresso da questo territorio, con la modalità giusta. In Commissione abbiamo lavorato in modo tale da far realizzare questo impianto secondo il percorso giusto e quindi con i fondi giusti, che sono specifici per questo tipo di lavorazioni. Quindi qua insomma, ecco, prendersi cura, diciamo che è un atto d'amore qua verso il territorio, e farlo con dedizione, come credo che la nostra amministrazione, tutti i consiglieri, sta facendo, significa appunto agire, cercando di dare un esempio anche nella realizzazione di cose. Ci sono stati già parchi illuminati nel nostro territorio che oggi addirittura non sappiamo nemmeno a chi siamo in carico. Quindi ecco, anche la modalità con la quale si affrontano i problemi, certe volte pur di raggiungere l'obiettivo si fanno delle scorciatoie o degli anacoluti che magari raggiungono lo scopo ma non in modo diciamo corretto, ok? Poi non raggiungiamo lo scopo, alcune volte anche raggiungendo lo scopo in maniera più rapida ma non corretta, poi il risultato è quello di non avere il parco illuminato. Mi riferisco al parco di Tor Vergata da Valle d'Agliendi, per il quale la commissione sta lavorando e che è stato inaugurato nella precedente consigliatura e però ad oggi non funziona, quindi i problemi vedete che non sono semplici con la generalizzazione. Quello che volevo aggiungere è che comunque, anche richiamando un po' quelle che sono le competenze del municipio, è vero che il municipio non ha tutte le competenze, ma per quelle per cui invece è responsabile, anche dal bilancio, dall'utilizzo dei fondi in bilancio, come potete anche andare a verificare voi stessi, abbiamo un utilizzo del 98, quasi 99%, quell'1% di incertezza sull'utilizzo ovviamente è anche fisiologico, per cui insomma il
il fatto che questa giunta sia dedita con cura e insomma dedizione a affrontare i problemi in questo modo è palese a tutti. Quindi ecco, il fatto di rispettare le regole a partire proprio dall'implementazione delle soluzioni, quindi come il percorso che si fa per arrivare a una soluzione a soddisfare un bisogno. Anche per quanto riguarda le acquisizioni, in Commissione abbiamo parlato di questo tema riguardo all'espressione di un prevalente interesse pubblico, quindi un parere sull'acquisizione. Ovviamente è molto interessante, alcune situazioni sono molto interessanti, anche l'ultima, dove abbiamo una costruzione, un manufatto che è vicino a una scuola, ci sono delle fermate, è in periferia ma non troppo, ci sono dei parcheggi vicino e quindi è veramente appetibile come luogo, perché potrebbe essere utilizzato per fare tante cose, a partire appunto dall'aggregazione giovanile con dei corsi di musica, dei laboratori che potrebbero essere sfruttati dalla vicina scuola. Tutto questo ovviamente cozza con l'applicazione delle regole. Ora, noi non abbiamo delle regole certe, in Commissione abbiamo scoperto che il percorso per l'espressione di parere ha una lacuna. Il vicepresidente della nostra Commissione, Lavori Pubblici, sta lavorando per districare questo piccolo problema, per cui il segretariato dice determinate cose rispetto alla legge regionale che purtroppo sono in antitesi. Per cui ecco, ripeto, l'applicazione delle regole, il rispetto delle regole e eventualmente anche il chiarimento di alcune regole che devono essere utilizzate per portare un percorso di legalità, è anche questo un tema che va affrontato come consiglio, come presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, in quanto l'urbanistica è uno degli aspetti che poi dopo contribuisce anche molto alla qualità e alla legalità di un territorio. Se andiamo a vedere dei progetti come il Serpentone, che è stato fatto anni fa, dove purtroppo, oppure i metri cubi di cemento che stanno a Torbella Monaca, purtroppo poi alla fine tutta questa, diciamo, quella che era stata venduta come un intervento per dare abitazioni a persone che magari ne avevano bisogno, di avere una casa, poi dopo si è rivelata poi un problema per quanto riguarda poi la gestione del sociale. Quindi ecco, sicuramente cercheremo di lavorare insieme con opposizione e maggioranza, con il contributo di tutti, e sperando appunto che queste cose siano anche spalleggiate dalle istituzioni superiori, per cui anche da quei deputati che poi magari ci mandano delle note sull'abusivo, sul muro abusivo, magari oggi avrei con piacere registrato la presenza di queste persone che hanno a cuore il nostro territorio. E niente, questo è l'intervento che volevo fare, ringrazio tutti quanti. Consigliere Principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, cittadini. Con questo atto noi oggi, a seguito della votazione, andremo a impegnare la Presidente e la Giunta a continuare un percorso con azioni concrete che possano essere motivi di cambiamento. Noi possiamo fare atti, possiamo votare atti, possiamo fare tavoli, possiamo fare quello che è nelle nostre capacità e potenzialità, ma non riusciamo ad arrivare ovunque. Il modo per migliorare l'azione politica è quello di una partecipazione attiva da parte dei cittadini. Noi nasciamo come un movimento di persone nelle piazze, sulla rete, ed è così che siamo diventati quello che oggi siamo, no? Collaborazione tra persone diverse che la pensano anche su alcune cose in maniera diversa, ma che si mettono seduti, discutono, ragionano, accettano le proposte dell'altro, ma le proposte devono arrivare. Quindi niente da dire su
la manifestazione di solidarietà che i cittadini di questo municipio hanno dimostrato su questo evento specifico. Ma come dicevamo, spette le telecamere, calato il sipario, i problemi non vanno via, rimangono tutti i giorni. Quindi bisogna continuare a collaborare insieme, a prescindere dalla propria ideologia politica, a prescindere dai propri pregiudizi. Bisogna mettersi seduti, esistono delle commissioni municipali, io sono il presidente della commissione politica e sociale, venite, sedetevi a quel tavolo, portateci delle proposte, dei suggerimenti, anche delle critiche. Non vi chiederemo a quale partito siete iscritti, vi chiederemo di raccontarci la vostra idea, la vostra storia, la vostra proposta. Perché per quanto questa giunta, questo consiglio, naturalmente mi rivolgo al consiglio per intero, possa fare nelle sue capacità, senza il sostegno dei cittadini, senza una partecipazione attiva, costante, quotidiana, è quella la cosa più difficile. È facile partecipare a un evento per noi, per i cittadini, per chiunque, però dicevo, calato il sipario, il problema rimane. Continuiamo a collaborare insieme. Io ho visto 100 persone il giorno dell'insediamento del Consiglio Municipale, telecamere, giornalisti. Quei riflettori, dopo l'insediamento, si sono spenti. I cittadini non partecipano costantemente alle commissioni. Ci sono tanti mezzi per poter contribuire alla politica. Anche quando ci sono i consigli municipali, se non si può essere presente fisicamente, scusate se dico una banalità, ma magari non tutti lo sanno, se non si può partecipare fisicamente a una commissione o a un consiglio, il nostro primo punto sul programma è la trasparenza. Abbiamo fatto fin da subito in modo che tutte le convocazioni con i relativi ordini del giorno, delle commissioni e dei consigli municipali, tutti i verbali delle commissioni municipali, lo streaming dei consigli municipali siano disponibili sulla rete. Quindi se anche non potete partecipare fisicamente perché avete difficoltà negli spostamenti, perché avete un lavoro, perché avete impegni personali, ci sono mille modi per poter partecipare. L'importante è attivarsi e collaborare effettivamente con questa amministrazione. Noi stiamo cercando di portare avanti un'idea che è quella del nostro programma, nessuna sorpresa, siamo stati votati per questo motivo e cerchiamo di portare avanti la realizzazione del nostro programma. Ma ribadisco per l'ennesima volta, scusate la ripetizione, senza i cittadini, senza la partecipazione attiva, possiamo fare, sì, possiamo, con gli strumenti che abbiamo al nostro livello possiamo fare qualcosa, ma se siamo tutti uniti, senza colore politico, ma sui temi, con le proposte, allora veramente possiamo cercare di cambiare le cose. Grazie. Ci sono altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ah, devo intanto per dire che sì, come mi dice giustamente il direttore, il tempo è scaduto, quello previsto per il Consiglio, quindi chiedo a voi consiglieri di estendere l'orario, è rimasto adesso, insomma, è rimasta la votazione dell'atto, quindi penso che vogliamo tutti concludere. E poi sospenderò il Consiglio per dare la parola ai cittadini. Va bene? Allora, dichiarazioni di voto. Ce ne sono? No, andiamo direttamente alle votazioni. Favorevoli? Ma giusto per controprova? Contrari? Astenuti? No, votato all'unanimità. Quindi ci sono 18 voti favorevoli e il Consiglio approva questa mozione. Adesso se vorrei dare la parola ai cittadini che vogliono intervenire, io vi chiedo, siete molti,
Devo intanto avvertirvi, devo sospendere il consiglio, quindi devo capire con il direttore se vuole liberare la sua segreteria. Io chiudo il consiglio, libero la segreteria e rimaniamo noi consiglieri sicuramente. Quindi devono tornare in ufficio. Allora io chiudo la seduta del consiglio, ma è chiusa la parte di votazione ufficiale. Restiamo qui e diamo la parola a tutti quelli che vogliono intervenire. Liberiamo le segreterie. Assolutamente sì. Voglio ricordare, dunque chiude diciamo alle 12, chiude alle 12 il consiglio. Vorrei ricordare a quelli che interverranno che ci sono le riprese, quindi dovete insomma dichiarare di essere insomma disponibili a autorizzare i liberi TV a riprendere i vostri interventi. Ve lo devo dire per esserne certa. Allora, chi voleva intervenire? Allora, siete voi, se mi dite i vostri nomi, io prendo i vostri. Dottore, Bulesciano. Difficile, sono solo che mi fanno colori, tranquilli. Allora, Bottone. Benissimo. Allora, Bottone è il secondo. Sciarra, Bulesciano. Sciarra è il primo, perché era quello che l'aveva fatto prima. Cos'è il signore con la. Sciarra, Bottone e il signore con la. Amadio. Amadio. Bene. Siamo tutti di dare la possibilità di intervenire in maniera continua. Allora, buongiorno a tutti, sono Giulio Sciarra. Buongiorno a tutti, sono Giulio Sciarra, segretario del Comitato di Quartiere Romanina. Vi ringrazio tutti per essere intervenuti qui oggi in questo consiglio municipale che si svolge sul territorio, apprezziamo molto la vostra presenza. Allora, il tema oggi era sulla legalità. Una volta parlando con la consigliera del Movimento 5 Stelle, la signora con i capelli rossi, mi perdonerà se non ricordo il nome, mi disse che era importante denunciare gli eventi criminali qui sul territorio, perché anche questi fanno statistica, perciò si ha una conoscenza da parte dei vostri loro di tutto quello che avviene. Appunto, denunciare. Dove? Qui praticamente su Romanina manca tutto, manca la caserma dei carabinieri, manca un presidio dei vigili urbani, il commissariato di polizia è stato praticamente spolpato all'osso. E anche andare a presentare una semplice denuncia è una difficoltà per i cittadini. Ormai non le ricevono più le denunce, ti dicono vai da un'altra parte, non abbiamo tempo, facciamo praticamente solamente i passaporti, ormai ti fanno. Sono dovuti succedere eventi brutti qui a Romania per portare la nostra attenzione qui sul luogo. C'è stato un anno fa un tentativo di stupro qui nel parco, l'aggressione ben nota a Rossi Bar, suicidio. Usiamo il condizionale perché ancora non ce l'abbiamo notizie certe di questo fatto qui nel parco, cosa che si sarebbe potuto evitare se fosse stato magari già illuminato il video sorvegliato. Noi come comitato di quartiere l'avevamo già richiesta questa cosa oltre un anno fa, poi magari non l'avevamo fatto nei moduli correnti perché pensavamo di farlo tramite l'utilizzo degli oneri a scomputo del Consorzio Lucrezia Romana, poi ci è stato detto che non era possibile, ringraziamo la Presidente Rossi che ha trovato diciamo, un'altra via e un altro modo per poter realizzare questa famosa illuminazione. E per quanto riguarda poi gli spazi di aggregazione, soprattutto quelli giovanili, qui non c'è neanche uno, a parte un piccolo parco giochi che è stato realizzato nella zona nuova 167, altre forme di aggregazione non ce ne sono. Vorremmo portare all'attenzione della Presidenza che alcune aree ci sarebbero, ma sono chiuse, vedi il parco sempre su Piaggio Petrocelli, il cosiddetto parco ecologico, che da quando è stato realizzato è sempre rimasto chiuso, a parte per una piccola area che praticamente è stata adibita diciamo, in modo spontaneo ad area canna, però quel parco non è attualmente accessibile. Noi perciò come cittadinanza vorremmo innanzitutto chiedere
una presenza più incisiva delle forze dell'ordine, che siano carabinieri, polizia, vigili urbani, perché tra virgolette, se io avessi visto un rappresentante delle forze dell'ordine per ogni volta che ho visto una vedetta di Casa Monica, adesso oggi qui non staremmo a parlare di legalità, non ci sarebbe stato questo problema. Loro presidiano il territorio, purtroppo le forze dell'ordine qui non lo fanno, a meno che in questi ultimi giorni in cui sono molto presenti, infatti le vedette sono tutte sparite. Non so se ci è capitato di farvi una passeggiata qui in zona in questo periodo, ma purtroppo questo è. In questi ultimi giorni ce ne sono stati molti, vedo molti posti di blocco e vedo appunto passando nei soliti luoghi che il presidiario appunto le carone che loro non si vedono più, non si vedono. Però la nostra paura è che una volta spenti i riflettori sul problema, poi dopo loro ritorneranno di nuovo a presidiare il territorio e noi saremo praticamente costretti di nuovo a subire tutto quanto. Perciò chiediamo la presenza delle forze dell'ordine e spazi aggregativi, soprattutto per i giovani. Vorremmo che il municipio si facesse carico magari di portare delle attività culturali in questo quartiere, magari anche con delle manifestazioni dell'estate romana, potrei magari suggerire di incontrarsi con la proprietà dell'ufficio di Marconi, che sarebbero un luogo adatto per organizzare una rassegna cinematografica o un evento culturale di aggregazione per i giovani, magari sponsorizzare un evento di questo tipo. E poi non so quante iniziative potrebbero essere appunto quella della cultura dei parchi, per quanto riguarda le vigne sequestrate alle organizzazioni criminali, potrebbero essere appunto usate o per un presidio delle forze dell'ordine o altrimenti per una cacciatoria per il recupero delle tossicodipendenze, visto che qui in zona c'è lo spaccio di droga, come è stato detto da tutti quanti, restituire un po' di quanto fatto di male, ma convertirlo in qualcosa di buono e di positivo per la popolazione. Niente, basta adesso di aver detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Intanto grazie a lei. Il prossimo, Bottone. Salve, buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Io ho sentito in questi interventi parlare di coraggio e di partecipazione. La partecipazione è bella, tuttavia noi siamo una democrazia rappresentativa e il municipio non è un super comitato di quartiere, è un'istituzione che deve fare. Io non posso stare tutti i giorni in una commissione, no? Per stimolare, per sentire, per partecipare, perché è impossibile. Per quello che riguarda il coraggio, sì, forse manca quello, e non è che manca adesso. Io non faccio una questione di parte, perché di malefatte da destra e da sinistra ne ho viste tante in tutta la mia vita. Però io vi ricordo, correggo un pochino quello che ha detto l'assessore, credo, dell'urbanistica, che in effetti alla Romania una demolizione c'è stata. Ed è stata per merito di un consigliere che con coraggio ha fatto demolire un immobile di 3 piani costruiti dai Casamonica sopra un acquedotto, l'acquedotto del Mille, e ha rischiato, ha avuto minacce di morte. Questo tanto per parlare di coraggio. Il coraggio lo possiamo avere tutti, chiaramente a vari livelli, e il coraggio manifestato da un consigliere di municipio vale il doppio del coraggio manifestato da un semplice cittadino, il quale se fa un parapedonale di sua iniziativa, perché per avere l'autorizzazione deve aspettare le calende, viene vigile di far verbale. Se invece, come sappiamo, si costruiscono edifici sopra acquedotti come in via Baccarini, dove ci sono più di migliaia di metri cubi, oppure si invadono i marciapiedi, non si interviene, si fanno semplicemente dei verbali e si lasciano nei cassetti. Se si seguissero quei verbali con coraggio, si arriverebbe a dunque, che non lo può fare un cittadino come me. Per quello che riguarda, si è sentito parlare
che per un quartiere molto importante la presenza di una piazza e comunque degli spazi che diano socialità al luogo. Noi abbiamo sin dal 1962, piano regolatore generale, no? L'attesa per la costruzione di una piazza prospiciente la parrocchia e la scuola, che tuttora è imbottigliata da un unico accesso, ed è vietato per legge questa cosa, ma esiste da anni questa realtà. Ebbene, una via di accesso a questa piazza, fantomatica piazza che dovrebbe apparire lì, era un tratto di strada che veniva da via Ponte Sant'Emilio a questa piazza. Su quella strada sono stati costruiti degli edifici e qualche anno fa, sempre sopra insistenza perché non ci fate fare la piazza, qualcuno ci fermò perché ci dicevano che c'erano dei reperti archeologici e per cui non si poteva fare, mentre invece in questi mesi stanno costruendo e stanno terminando delle palazzine. Qualcuno gli ha dato l'autorizzazione, certamente non credo che gliel'ha dato al municipio attuale, forse neanche il municipio precedente, non lo so, ma qualcuno gliel'ha dato. In ogni caso il Comitato di Quartiere Romanina ha mandato alla Procura della Repubblica due denunce per queste cose, no? Ma noi non abbiamo ricevuto risposta, come a volte succede, dalla Procura non abbiamo risposte, e anche qui un po' di coraggio ci vorrebbe. Non bisogna aspettare, ormai questi hanno fatto il tetto, no? E a proposito del tetto voglio ricordarvi che alla Romanina, come in tante nelle altre 90 borgate ex di Roma, siamo tutti abusivi. No, è inutile che ci imbaghiamo tutte le problematiche sociali e politiche per cui siamo stati tutti abusivi. Io sono un ex abusivo che per delle leggi di condono ho potuto regolarizzare la situazione. Però, appunto, come dicevo prima, è un conto che costruisci sopra un acquedotto che dà acqua a metà Roma, è un conto che non riesci ad avere la licenza di costruzione, nonostante che dal punto di vista urbanistico è tutto in regola, perché l'amministrazione comunale ti fa passare 40 anni prima di darti l'autorizzazione e io devo fare i miei figli sotto un ponte. Ultima cosa che voglio dire, appunto, il parco della Romania. È evidente che alcuni consiglieri per giovinezza o per che cosa qualche tempo fa non erano consapevoli dell'urgenza, della necessità, del dramma che c'era la Romanina e non c'è solo la Romanina, per cui il parco, l'illuminazione del parco era finalizzato alla rottura di questa gabbia. Evidentemente non c'era questa come dire, consapevolezza, e quando gli abbiamo proposto che forse i fondi del consorzio potevano essere utilizzati in quella maniera, no? Ci sono state, io ho sentito delle risposte veramente che, vabbè, senza offendere nessuno, dico solo in termini solo, come dire, puliti, che dipendono da pura ignoranza. Io ero presente quando fu presentato da Vetere e poi successivamente dai vari responsabili la delibera che stabiliva l'istituzione dei consorzi e l'uso dei fondi che se ne faceva, e non c'era affatto questa concentrazione del luogo rispetto ai fondi. Se poi vogliamo vedere i luoghi rispetto ai fondi, Lucrezia Romana non è osteria per curare, tanto per fare un esempio, no? E comunque questo ve lo voglio dire, ci potrebbe, dal punto di vista attuale, delle norme attuali, sarà stato pure così, ma è chiaro che prima questa sensibilità non c'è. Chiudo, ripeto, non è per fare polemiche, ma come, riprendo la parola che ha detto una consigliera, insomma, mettiamoci insieme, ognuno con coraggio, non si tratta di sbandierare il coraggio, si tratta di rischiare semplicemente, e se si tratta di rischiare come comitato di quartiere, no? Siamo ben disposti, io sono ben disposto a rischiare qualunque cosa e sono ben contento che l'altro giorno è venuta la Presidente Lozzi, che io non conoscevo fisicamente, mi ha fatto piacere conoscerla, insieme all'assessore all'ambiente Montanari, mi pare che si chiama, e ci ha dato delle prospettive, penso di una certa concretezza per il futuro del nostro parco. Di questo sono contento. Sono contento che sempre più questa giovane giunta prenda consapevolezza di una serie di situazioni e che comunque si vada avanti con coraggio. Grazie. Vai, avanti.
Buongiorno a tutti, sarei stato contento ci fossero stati tutti, perché in una riunione intelligente dove noi abbiamo ascoltato sarebbe stato opportuno che fossero rimasti tutti anche a sentire il pubblico, la volontà che vuole dire, perché in parte è stato investito. Allora io... Sì, ho capito. No, ho capito, dico la mia, non voglio una giustificazione, dico la mia impressione. Sì, no, va bene, eppure noi dovevamo rientrare. No, forse non ha capito, quelle sono... va bene, scusi, posso andare avanti? Allora, io sono Guido Amadio, sono stato il primo presidente di questo centro e successivamente anche coordinatore, e volevo ribadire che questo centro è stato voluto da tanta brava gente che sta a Romanina, che ha collaborato alla costruzione, all'ampliamento e a istituire la socialità vera, l'accoglienza che nel territorio mancava e manca ancora. Siamo anche presi di petto qualche volta, anche dalle stesse istituzioni, perché ultimamente è stata chiusa una cucina, non so per quale motivo, e allora questo centro comincia a diventare, qualcuno dice, ah, ecco, eccetera. Allora voglio dire, se questo è un centro funzionale che viene anche reclamato come possibile punto di riferimento della cittadina, ma non solo cittadina, ma del territorio, perché si sono fatte riunioni del quadrante, riunioni dei comitati di quartiere, riunioni, tantissime riunioni e tantissima gente che ha ascoltato. Allora voglio dire, la storia che è accaduta ultimamente Romanina, e pare che io sono stato, di ritorno ieri sera sono stato a trovare i miei figli a Rimini e mi hanno parlato di Romanina, che la conoscono tutti adesso, conoscono più Romanina che Roma. No, no, e questo è il problema. Allora io vorrei dire, no, ma Romanina è abitata da gente per bene. C'è tantissimi, no tanti, tutti. La delinquenza si è esaurita non per il silenzio della gente l'ha reclamata questa, ma nessuno, sono stati tutti sordi come me, che adesso porto un apparecchio perché ci sento poco, no? Allora voglio dire, il cittadino adesso ha paura, perché io quando torno a casa devo quasi chiedere permesso per passare, perché c'è una persona che si fermano sulla strada a collocare, come gli pare, come se fossero padroni. Allora che denuncia posso fare? Perché io abito lì, lo sanno tutti, eccetera, eccetera. Allora è inutile che reclamiamo tutti, perché sembra che il consiglio attuale del settimo municipio sia calato dalle nuvole, adesso qui lasciamo per a votare. A me se fa bene sono contento, al di là di chi ho votato e di chi non ho votato. Però il cittadino va ascoltato. Va date risposte, non so quale strada avete fatto per venire qua al centro, ma vicino alla svolta per andare al presto scolastico c'è una voragine e lì tutti i giorni passano bambini, mamma che vanno a prendere, lì non servono i fondi europei o i grandi finanziamenti del comune. Basta la volta, guarda, se viene il centro anziani e gli danno il catrame da mettere lì, lo facciamo gratuitamente, come abbiamo fatto molte cose gratuitamente. Il rifacimento del pavimento del centro anziani, il 90% è stato ricostruito dagli anziani della Romania e da qualche governatore di San Giro, perché il municipio non c'aveva soldi. Allora di che stiamo parlando? Se c'è qualche organizzazione, qualche struttura che funziona, sentiamola, cosa che possiamo affidare? Noi eravamo stati affidatari, ai tempi che ho fatto presidente, del parco della Romanina attraverso il servizio giardino del comune, c'era una convenzione. Io giustamente quando mi chiamavano nel servizio giardino dicevo, ma voi che potete fare? Niente, cioè, allora, ma niente di quell'altro, già c'è un segnale, perché l'insediamento del centro
ha portato una sorta di tranquillità e di eliminazione della microcriminalità, perché qui c'è aggressione eccetera, l'ha ribadito qualcuno, ha ribadito l'illuminazione, tutta la serie della centralità eccetera. Allora voglio dire, il cittadino diventa coraggioso se le istituzioni, ma per istituzione voglio la prima istituzione è il municipio. Io qui ho avuto dei problemi nel mio mandato e quando si è insediato il commissariato qui mi sono presentato e il dirigente mi ha detto ma adesso si fa, perché c'era una persona che girava con certificato del CIM e faceva quello che gli pare qua dentro, ha fatto violenza, ha menato eccetera, e il commissario mi dice ma sotto il governo ci deve pensare centrale, ci devo pensare io, sono finito ad insistere, ci siamo messi d'accordo in che modo poteva fare il suo ruolo la polizia, cioè che io quando c'era una manifestazione, quando c'era qualcosa avvertivo loro e loro mandavano, è bastato poco per capirci ed è bastato poco per aiutare quel popolo disgraziato, perché effettivamente era squilibrato, e abbiamo risolto un problema che non era nostro. Noi qui di problemi ne risolviamo molti, quelli di accogliere persone che si trovano senza famiglie, non, hanno i figli, non li conoscono più, riusciamo pure a organizzare qualche spuntino per queste famiglie qui, però vorremmo essere considerati e vorremmo essere anche, come dire, chiamati per collaborare insieme. Abbiamo un centro sportivo che è stato di Bocciogli, dove abbiamo fatto un campionato dei ragazzi handicappati. Qui c'erano bandiere del CONI, bandiere della cosa eccetera. Per di più adesso è stato rifatto i campi a spese delle nostre, cioè dei giocatori, degli anziani eccetera. Abbiamo chiesto più volte la possibilità di avere per l'estate, perché noi d'estate qui c'è gente e noi siamo aperti sempre, anche se il pseudo regolamento dei centri anziani dice che si deve chiudere eccetera eccetera, ma noi rispettiamo il regolamento civile della società, che nessuno dice che si deve chiudere dove la gente non può andare in ferie, dove la gente non c'ha una casa, dove la gente non c'ha nemmeno da mangiare. Ma questo non significa fare la vittima di turno, significa che il territorio ha dei grossi problemi, la gente non è che non parla, la gente parla. Dico l'ultima, poi naturalmente lascio. Tempo fa, circa un paio di mesi fa, prendendo il caffè con altri anziani alla mattina presto, ci venne in mente di dire ma sa, eccetera, i bondicci, i cassonetti, l'albero che sta a cadere eccetera, e abbiamo fatto d'accordo con 7-8 persone anziane andare a quell'appezzamento di terreno che sta via Petrocelli alle spalle, che dopo l'incendio che c'era stato assestato era emesso una serie di bottiglie, di imparato, di cose, l'abbiamo pulito. La gente è scesa giù, sembrava che eravamo un genio civile noi, no? Noi siamo cittadini della Romania. Allora il cittadino, se viene incoraggiato, dà quello che può dare naturalmente. L'anziano è una risorsa enorme. Noi siamo il famoso terzo settore, che potremmo essere un settore più importante per il municipio, per la città, per Roma, per tutti. Allora di cosa ce ne sono? Per il resto sono anche soddisfatto che il consiglio si possa fare in mezzo alla gente, anche se bisognerebbe invitare, quantomeno sarebbe stato importante invitare tutti i presidenti del centro, i centri, settimo municipio, cioè 12 centri, perciò se tutti funzionassero più o meno in un certo qual modo, allora potrebbe avere una fascia di assistenza particolare. Grazie e buongiorno a tutti. Ci sono altri interventi? Allora, intanto ringrazio i cittadini che sono intervenuti e volevo tranquillizzarli su una cosa. Innanzitutto, un bravo amministratore ascolta tutti, dal primo all'ultimo, e in base alle risorse che ha fa anche delle scelte. Non è possibile dire sì ad ognuno, anche se ci piacerebbe, dovremmo avere un bilancio, penso, di
quattro volte tanto quello che abbiamo oggi. E in questi due anni ho sentito tutti, da San Giovanni all'estrema periferia, poi non abito ai Parioli, abito a Morena, frequento la Romanina regolarmente per fare la spesa, per andare in palestra, quindi conosco benissimo le realtà della periferia del settimo municipio. Non è solo la Romanina a non avere piazze, non è solo la Romanina a non avere luoghi d'incontro, tutta la periferia del settimo municipio non ha punti di aggregazione, soprattutto per i giovani. Centri anziani ce ne sono fortunatamente, quindi almeno una parte della società siamo riuscita almeno a dargli lo strumento dove potersi incontrare e creare socialità, anche se a volte, e questo lo dico con rammarico, non c'è solo socialità ma anche molta conflittualità, e di questo me ne rammarico in prima persona, perché laddove si riescono ad avere almeno degli spazi dove poter essere uniti insieme e fare qualcosa di bello, quando emerge la conflittualità non fa mai bene a nessuno. Per quanto riguarda nello specifico la Romanina, con i fondi che noi abbiamo avuto a disposizione siamo intervenuti su quattro strade molto importanti. Una in programmazione, via Carnevale, Filo di Apollinio, inizierà via Carnevale, ed è con fondi molto importanti, cioè interventi da milioni. Sul parco della Romanina, dal primo momento che CDQ me ne ha fatto menzione, quindi circa un anno e mezzo fa, se non erro, io ho attivato tutta una serie di cose per cercare di portare a Dama questa situazione. I fondi non potevano essere utilizzati perché le ACRO, quindi le associazioni consortili del recupero urbano, nascono in ambito di piani particolareggiati delle zone O. Prima gli oneri che vengono versati all'interno devono essere utilizzati per la realizzazione delle opere pubbliche nell'ambito del piano particolareggiato. Laddove vengono realizzate le opere pubbliche e dovessero avanzare dei fondi, tramite decisioni dell'amministrazione possono essere spostati per la realizzazione di opere pubbliche da altre parti. Il problema che sta al Parco Archeologico di Lucrezia Romana non è la mancanza dell'illuminazione, si allaga completamente distruggendo il parco giochi dei bambini ogni volta che piove. È vero che l'illuminazione pubblica è importante, probabilmente prevenire che il fatto che un bambino possa affogare mentre sta giocando in un parco pubblico è più importante. Un amministratore si trova a confrontarsi con i cittadini e deve a volte avere il coraggio di dire: questo si può fare subito, questo si può fare tra un po' e questo non si può fare. Come secondo me non si può fare, e da questa, soprattutto dal comitato di quartiere, mi è capitato già due volte, la richiesta di sedermi a tavolino con un noto costruttore del territorio, proprietario delle officine Marconi e anche promotore della centralità romanina, questa amministrazione non si siederà mai a tavolo con quella persona, visto i suoi precedenti a livello giudiziario, che interessano anche connivenze con questa amministrazione. Se io devo lavorare e realizzare opere qui, devo riuscire a farlo con le forze dell'amministrazione. Ci metterò qualche anno di più, ma avrò la coscienza pulita. Dobbiamo fare cose dell'estate romana, noi le abbiamo messe a disposizione tutte le aree extra gra. L'estate romana viene messa a bando, nessuna associazione ha chiesto l'extra gra. Quindi probabilmente c'è un problema, e c'è anche in tutte quelle associazioni che si vantano di fare cultura a Roma, che poi cercano sempre posti centrali con una maggiore visibilità, e fuori non ci vuole venire mai nessuno. E quindi dobbiamo andare a raccogliere le forze del municipio, che sono poche. Avevamo quest'anno, se non erro, 28.000 euro date a tutte le associazioni, che sono poca roba. Io sono prontissima a creare eventi al Parco della Romanina. Il progetto della videosorveglianza era quello che avevo richiesto agli uffici per partecipare al bando regionale. Abbiamo partecipato al bando regionale, gli uffici hanno risposto con un minuto e 40 secondi di ritardo al bando, e quindi siamo stati esclusi. Adesso ho preso l'impegno personale, perché tanto sto chiedendo anche agli uffici centrali, no, di procedere per la videosorveglianza, ma un impegno personale di andare a realizzare anche la videosorveglianza. Nel frattempo Acea già sta preparando il progetto per l'illuminazione. Non è facile. Quando uno dice: che ci vuole a tappare una buca? Ci dai l'asfalto, noi la tappiamo. Non è così, perché se quella buca
che non attappa un ente che è preposto a farlo e viene tappata da un cittadino e disgraziatamente proprio in quella buca cade qualcuno, si fa male qualcuno, muore qualcuno, quel cittadino è responsabile in prima persona e io questo non lo posso permettere. Ci sono tante buche, probabilmente non riusciamo a stare dietro a tutte, perché il pronto intervento pure cerca di andare a sistemare una situazione, ma è una situazione che richiederebbe un intervento con 20 milioni di euro ad oggi se volessimo azzerare le buche su questo municipio. Ne abbiamo, se non pure. Siamo riusciti dall'inizio consigliatura ad oggi a fare 27 strade, ma su tutto il territorio, perché è vero che le aree centrali hanno molti più servizi, ma hanno una frequenza di utilizzo delle strade che porta ad un'usura altrettanto elevata di queste zone e anche lì abbiamo strade dove passano i servizi pubblici devastate. La scelta è stata, in base ai fondi che abbiamo, ne facciamo due, cercando di coprire tutti i territori, andando da quelle più ammalorate, cercando di attenzionare col pronto intervento un investimento maggiore con la tappa a buche là nel periodo di criticità, ma Roma è difficile. Roma è in una situazione critica, sicuramente le politiche europee sul bilancio non aiutano nessuno, al di là di chi governa, non aiutano nessuno, perché anche laddove hai dei fondi a disposizione ci sono dei vincoli di bilancio che non ti permettono di utilizzare e quindi bisogna fare delle scelte. Io sono sempre stata pronta ad ascoltare chiunque, ad andare sui territori, a verificare, ma non sono disposta a subire ricatti, non sono disposta a subire ricatti di persone che vengono e che mi dicono o mi diretta o io chiamo i giornali. Per me potete chiamare tutti i giornali che volete, parlo ai cittadini in generale, per quella coscienza pulita, la coscienza di chi cerca di ascoltare e cerca di dare risposte laddove è possibile. Sono intervenuta in prima persona quando non avevamo un briciolo di soldo di euro per il verde, senza chiedere niente a nessuno, ho preso mio marito, quattro amici e ho cercato di dare risposte da sola nel sabato e la domenica. Cioè, un'istituzione non fa questo, l'istituzione fa il bando e c'ha la ditta, è vero, ma nelle more della realizzazione del bando, da cittadina ho preso il decespugliatore senza tante riprese, senza tante cose e sono andata a pulire laddove c'era un'emergenza, in alcune scuole, in alcuni parchi, davanti a casa mia, insieme ai cittadini, insieme ai comitati di quartiere, insieme alle persone come me, con la coda, gli occhiali e manco riconosciuto. Perché è questo che cerca di fare un cittadino. Perché lo scartamento lo fa, appunto lo fa, perché è fatto di cronaca che tanti cittadini lo fanno. Assolutamente. E poi dopo vengono multati. Lo sapete che stiamo facendo? Sta per andare in consiglio la delibera. Sta per andare in consiglio domani. Allora, io le dirò di più, siccome c'è una normativa nazionale che prevede l'assicurazione per i volontari, il Comune di Roma nel 2011-2012 ce l'aveva, poi improvvisamente non l'hanno rinnovata, non lo so. Abbiamo preso l'impegno come municipio, quindi abbiamo dovuto avvicinarci a tante società di assicurazione per farci fare preventivi, per capire chi. Siamo riusciti a trovare una assicurazione idonea che coprisse sia gli infortuni personali sia conto terzi e anche con l'aiuto dei consiglieri si sta per approvare un regolamento, un albo, dove tutti i cittadini, al di là dell'appartenenza all'associazione almeno, saranno assicurati laddove faranno interventi di volontariato. Lo stiamo facendo, ci è voluto un anno per trovare l'assicurazione, perché non è facile, non è facile. Domani va in consiglio, assolutamente sì, quindi il tempo tecnico di realizzazione. Allora, credo che c'è stata un'integrazione perché attendevano i pareri, quindi domani andrà in consiglio, quindi nell'arco comunque di 15-20 giorni diventerà operativo. Tutti i consiglieri di opposizione e maggioranza sono sui territori e ascoltano le vostre esigenze, io ho le porte aperte per ascoltare tutti, da destra a sinistra, passando per il centro, perché le buone idee, le buone proposte io sono pronta ad accoglierle. Purtroppo a volte è più facile realizzarle, a volte meno. Adesso stiamo lavorando sul Parco della Romagna, abbiamo la possibilità di utilizzare lo strumento del bilancio partecipato, dove questa amministrazione ha messo a disposizione 400.000 euro per la realizzazione di una o più opere nel territorio del municipio. E la forza delle periferie è partecipare a questo bilancio, a questo percorso di partecipazione, per far sì che le proposte che vengano realizzate siano proprio quelle nelle aree più disagiate. E anche
anche uno strumento per dire e per ammettere in maniera umile, laddove si ravveda che il vicino di casa magari ha una difficoltà maggiore della mia, di dire prima quella e poi io. Perché ad oggi chi viene a parlare con me, chiunque, dal centro alla periferia, mi tira per la giacchetta pensando che il proprio problema sia il problema principale del municipio. Le periferie sicuramente hanno un vantaggio, i loro problemi sono sicuramente i problemi principali e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per portare a casa qualcosa e lo stiamo facendo. Io ringrazio il comitato, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo costruito un percorso e volevo dire, per quanto riguarda quella segnalazione vicino alla chiesa della strada, abbiamo fatto tutte le verifiche, è una strada, è un terreno di proprietà privata dove era permesso costruire. Quindi chi all'epoca era previsto una piazza o procedeva ad un esproprio subito o se no a livello urbanistico di piano regolatore, loro avevano tutto il diritto di poter richiedere quello che hanno chiesto, purtroppo. Ah, comunque vi aspetto tutti alle 3:30, mi farebbe piacere partecipaste tutti alla partita che si terrà a Cinecittà Est. Abbiamo cercato il campo qui alla Romanina da 11, purtroppo non c'è e quindi lo abbiamo dovuto fare a Piscinatore Spaccata, che tra l'altro è un altro quartiere estremamente difficile, là ci sono addirittura delle case popolari occupate dalle case popolari. Quindi a Bettini e poi verremo qua a Roxy Bar. Grazie.